paisaje de Colalau. Ríos, montes y sierras, y un ranchito en la tierra, mitad de adobe, mitad quinchao. Y un ranchito en la tierra, mitad de adobe, mitad quinchao. Brisa con suave fragancia de los aromos en flor, y el canto del trovador a la china de la estancia. Y el canto del trovador a la china de la estancia. Cuando me fui, ay de mí, las aves que me escuchaban juntas conmigo lloraban, vidita al verme llorar por ti. Juntas conmigo lloraban, vidita al verme llorar por ti. Perdidito entre las dunas, donde se baila la zamba, vidita, bajo la luz de la luna. Donde se baila la zamba, vidita, bajo la luz de la luna. Ranchito del Colalau, un río te pasa cerca, llevando a tierra lejana, vidita, mensaje de árbol y piedra. Llevando a tierras lejanas, vidita, mensaje de árbol y piedra. Ranchito del Colalau, ¿dónde quedó mi canción? Como una tierna promesa, vidita, colgada de aquel horcón. Una tierna promesa, vidita, colgada de aquel orco.
Allora, io direi di cominciare, siamo già in ritardo, nel usuale ritardo nostro. Due parole, grazie, di saluto. Allora, innanzitutto benvenuti e grazie di questa partecipazione. Devo prima di tutto, come dire, giustificare questo titolo, perché molti l'hanno chiesto, Marx 201, e lo giustifico non solo per spiegarlo, ma perché ha un senso. Marx 201, perché l'anno scorso, due anni fa, ci sono stati i 150 anni dell'anniversario della pubblicazione del primo libro del Capitale. L'anno scorso ci sono stati 200 anni della nascita di Marx. Il 201 è una riflessione sul pensiero di Marx, si fa al di là degli anniversari, si va avanti. E qualcuno giustamente mi ha detto: potevamo mettere 200 più 1, l'abbiamo sintetizzato un po' troppo, però il senso è questo. L'altro senso che volevamo dare e vogliamo dare è, come dire, un atteggiamento di ricerca non chiusa, ma legata all'attualità storica, ma un atteggiamento di ricerca, stavo per usare la parola distacco, forse è troppo, però sicuramente un terreno di ricerca che ci permette di riflettere oggi attraverso Marx sulla situazione attuale. Questo è un convegno che ha come partecipanti 30 colleghi di 14 paesi. Potrei dire che in questa necessità di discutere Marx, grosso modo, se dovessi sintetizzarla velocemente, potrei dire: caduto il muro di Berlino, finalmente si poteva cominciare a studiare Marx in modo più libero, con meno influssi. Ma arrivata la crisi del 2008, è diventato quasi necessario ritornare a Marx per capire quali sono i termini di una crisi che, pur nel mutamento, è sempre una crisi del sistema capitalistico. Ecco le ragioni, diciamo così, di questo convegno. Sono felice che sia la mia università a ospitare questo convegno, che ha anche una tradizione di studi, e ha avuto una tradizione di studi su Marx, e qui desidero ringraziare, anche a nome del mio collega Marcello Musto, innanzitutto la Regione, che ci ha dato un contributo, ci ha dato una mano e ha creduto in questo convegno, il nostro Ateneo, che si è mosso in modo forte e ha creduto, in particolare il Rettore ha creduto a questo convegno, e anche il mio Dipartimento, che è stato da questo punto di vista estremamente positivo. Mi permetto di dire che anche un dipartimento è uno dei dipartimenti cosiddetti di eccellenza del nostro Ateneo, quindi me ne sento felice e onorato. E in più, e infine, la York University di Toronto, con cui è nato questo rapporto, era nato due anni fa a un congresso a Toronto per i 150 anni del Capitale, e questo discorso è continuato, è andato avanti, ora siamo qui e spero che possa andare ulteriormente avanti. Io non dico altro, voglio essere breve, perché è chiaro che poi bisognerà mettere i piedi sul piatto, aprire la ricerca, e devono intervenire il Presidente della Regione e il Rettore. Grazie ancora, do la parola al collega Marcello Musto, che farà il suo saluto. Buon pomeriggio, buonasera. C'è poco da aggiungere alle cose che ha detto Maurizio.
30 ospiti da 14 paesi, dal Giappone, dalle Filippine, dal Messico, Brasile. Siamo qui per discutere probabilmente un nuovo fenomeno negli studi su Marx, perché dal 2008 c'è stata questa riscoperta della critica dell'economia di Marx. Invece negli ultimi 2 anni, negli ultimi 3-4 anni ci sono nuovi studi, nuove ricerche che cercano di esplorare nuovamente in forme diverse, in forme inedite, la riflessione politica di Marx. Quindi in questa conferenza ci siamo riproposti di fare 2 cose: ritrattare, riattraversare i temi classici della riflessione di Marx, e quindi le sessioni sul capitalismo, comunismo, lavoro e democrazia, e affrontare temi che in genere non vengono accostati a Marx, ma sui quali invece Marx ha scritto molto e ha detto delle cose interessanti e che sono ancora attuali per i nostri tempi. E dunque le riflessioni su religione, nazionalismo, genere, migrazione ed ecologia. Buon lavoro a tutti e buona conferenza. Grazie. So che degli studenti volevano fare un brevissimo intervento. Buonasera a tutte e a tutti. Io ci terrei a spendere poche parole in questo momento per raccontare anche qual è la reale situazione all'interno dell'università e di questa città, di questa regione. Negli ultimi tempi, si parla di mesi ma anche di anni, all'interno dell'università è diventato quasi impossibile avere dei momenti di confronto, dei momenti di socialità e di cultura che non siano strettamente regimentati. Quest'autunno sono state date tantissime diffide a studenti, collettivi, gruppi che proponevano delle iniziative culturali, cineforum, conferenze e queste diffide erano accompagnate con la minaccia dell'intervento della forza pubblica. Questo è successo all'interno della nostra università in nome della sicurezza, una parola e un concetto che viene sempre utilizzato contro di noi come un parafulmine per poi impedire una reale espressione. Non ultimo la notizia del finanziamento della venuta di Salvini dentro l'università coi fondi dell'università. Questo pensiamo che sia gravissimo, abbiamo provato a riunirci, abbiamo avuto tantissimi ostacoli perché non ci sono stati dati degli spazi adeguati, non c'è stata data la sospensione della didattica, rendendo tutto il nostro lavoro molto più difficile a livello di comunicazione, di informazione e soprattutto di confronto al nostro interno. Ci tenevamo a dire queste cose qui perché purtroppo abbiamo anche pochi momenti in cui entrare in contatto con il nostro rettore e soprattutto ci tengo a dire in questa sede in cui è presente anche il Presidente della Regione che l'attacco non è solo contro i giovani e le giovani, è anche contro le donne. Quest'autunno, questo a dicembre, è stata emanata una delibera per la contraccezione gratuita in cui la Regione non ha finanziato un centesimo. Pochi mesi fa è stato rifinanziato un accordo regionale con il Forum delle Famiglie che raccoglie associazioni cattoliche e pro-life affinché queste associazioni, questo forum, vada a sopperire a quello che dovrebbe essere garantito dai consultori pubblici e dalla sanità pubblica, ossia contraccezione, interruzione volontaria di gravidanza e maternità. Tutto questo viene subappaltato ad associazioni cattoliche. Noi pensiamo che in questo momento fosse importante riportare quello che sta succedendo anche per lavorare e pensare a una reale alternativa alla nostra quotidianità. Grazie. Hai ragione, sì. Avete sentito? È il governatore della nostra regione, Enrico Rossi. Presidente è sufficiente, governatore. Vabbè. Richiama altre cose. Ma intanto vi ringrazio per l'invito. Avremo modo, se vorrete, anche di discutere di contraccezione.
quella delibera a cui si fa riferimento dovrà essere discussa. Quello che è certo è che la Regione Toscana è stata la prima regione ad adottare atti finanziati per la contraccezione gratuita. Si può leggere su qualsiasi sito, se scrivete contraccezione gratuita Toscana, e quindi potete recarvi chi lo ritenesse necessario in tutte le nostre sedi delle ASL, in tutti i nostri consultori, e avere accesso sia alla consulenza degli specialisti sia accesso alla contraccezione gratuita. Bene, ma non è questo l'argomento, anche se capisco che è un tema rilevantissimo. A me fa particolarmente piacere essere qui e di portare un saluto. Io sono un politico, non sono esperto, non sono uno studioso, diciamo che mi produce una certa emozione, perché per chi mi conosce, per tante ragioni anche, ho frequentato quest'università e quindi trovo per me davvero un onore portare un saluto a questa conferenza internazionale su Mars che la Regione Toscana ha convintamente patrocinato, non solamente diciamo per il valore scientifico, ma anche per la sua impostazione innovativa, che è di grande interesse, come è stato detto. L'idea cioè di introdurre temi nuovi, di leggere in qualche modo Mars, un Mars liberato da letture del passato, è interessante. Introdurre temi come il nazionalismo, l'emigrazione, l'ecologia, la religione, il genere, è un'iniziativa importante. Credo bisogna dare adito all'Università di Pisa di averla supportata e di aver dato anch'essa il suo contributo fattivo. Mi pare evidente, insomma, anche da letture affrettate, che cresce l'interesse nel mondo verso Carlo Mars. Rinasce un interesse anche da direzioni inaspettate. Lo scorso anno, in occasione dell'anniversario della nascita, che qui veniva ricordato, addirittura l'Economist raccomandava di leggere Mars, pur criticandolo, agli stessi manager e direttori di azienda, perché quel pensiero poteva dare chiavi di lettura per il presente. Nuovi studi hanno rinnovato anche l'immagine del pensatore, a me hanno colpito anche un certo rinnovamento dell'immagine di Carlo Mars rispetto alla vulgata, certi studi fatti sulla sua vita, certe pubblicazioni che si sono avute l'anno scorso. Mars appare un pensatore che ha ancora da dire molto su questioni che riguardano il nostro presente. E io penso che anche qualche rilettura affrettata, come può capitare a chi non fa come me di mestiere lo studioso, tutto questo si capisce che deriva da una capacità di Carlo Mars di comprendere in modo straordinario la realtà a lui circostante e di cercare di intuirne le tendenze, le dinamiche. Del resto bisogna anche vedere come tanti temi che da Mars sono stati sollevati si ritrovano oggi tragicamente attuali, soprattutto, come veniva detto, dopo la crisi del 2008. Il capitalismo presenta certo da un lato il suo volto di avere capacità straordinarie per lo sviluppo delle forze produttive e nello stesso tempo anche presenta l'altro volto, quello drammatico, di forme brutali di sfruttamento, di ingiustizia che si sono accresciute, che sono diverse da quelle che Mars descriveva, ma non per questo sono meno gravose. Io continuo a pensare, penso personalmente che l'ispirazione umanistica del socialismo marziano sia ancora la base che rende attrattivo Mars, che suscita interesse per Mars. Si è considerata spesso come la visione di Mars, si è detto, fosse eccessivamente economicistica, riduttiva della complessità dell'esperienza umana, e invece dobbiamo sempre più scoprire
e forse anche diffondere l'immagine di un Mars differente, la cui concezione mi è stato insegnato in questa università, diciamo non proprio l'anno scorso, si ispira ad un'idea, direi persino eccessiva, di individualismo, l'idea di superare le limitatezze e le ristrettezze dell'individuo borghese, un pensiero tutt'altro che collocato su un altro fronte rispetto a quell'accostamento con dittature, con totalitarismi, il massimo dell'individuo, questo qui in questa università mi è stato insegnato, attraverso il superamento delle ristrettezze e dei limiti dell'individuo borghese. Io vengo dal Partito Comunista di Enrico Berlinguer, mi risuona nell'orecchio una frase che più o meno è questa: noi siamo per tutte le libertà meno una, quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà tutte le altre distrugge e rende vano. E a me pare che al fondo dell'attualità di Marx ci sia ancora questa ispirazione. Le nuove forme di sfruttamento assumono oggi l'aspetto anche della distruzione del lavoro, della compressione dei diritti del lavoro, della parcellizzazione, della riduzione del costo del lavoro. Nel nostro paese i salari complessivamente negli ultimi 10 anni sono diminuiti, della precarietà, della gig economy di cui leggiamo tutti i giorni. E tutto questo mentre, io direi, non solo crescono le diseguaglianze, aumenta la disoccupazione, comunque non regredisce quanto dovrebbe, ma pone tutti noi di fronte ad un processo per certi aspetti anche nuovo, almeno dal dopoguerra in poi, un processo vasto di impoverimento dei ceti popolari e delle persone, impoverimento, andare indietro, non tanto essere nei rapporti sociali più diseguali, ma persino regredire. Questo mi sembra, anzi senz'altro, è avvenuto in questi anni. Risorge quindi in maniera fortissima la questione sociale, anche se si cerca di nasconderla con altre categorie, con altre letture della realtà che mettono i penultimi contro gli ultimi, l'alto contro il basso. Si cerca mille modi per uscire da una lettura moderna, convincente della questione sociale, ovviamente anche dai rimedi da porre. Questa questione sociale oggi si intreccia in maniera fortissima anche con la crisi ambientale che stiamo attraversando e che mette in discussione le condizioni di vita dell'umanità, quello sviluppo produttivo così intenso, così forte che abbiamo alle spalle, ha prodotto una contraddizione gravissima, insanabile, con l'ambiente e con le condizioni di vita delle persone e degli uomini. Una sociologa marxista, Saskia Sassen, ha studiato come le manifestazioni, gli effetti che produce questo capitalismo senza regole, i disastri ambientali, colpiscano soprattutto in primo luogo la parte più debole della società, producano fenomeni di marginalizzazione, di espulsione. Mi ha colpito di recente che un giornale non certo di ispirazione marxista, Washington Post, anzi, ha condotto una vasta inchiesta sulla schiavitù nelle miniere di cobalto congolesi. Si tratta di un materiale, questo come sapete, prevalentemente destinato alla produzione dei nostri smartphone che portiamo in tasca. E l'indagine, insomma, svela una realtà drammatica. C'è un legame tra la modernizzazione e lo sfruttamento, la disumanizzazione della nostra epoca. In quelle miniere lavorano bambini schiavi, non si osservano le minime norme di sicurezza, vi sono rischi enormi per la salute dei lavoratori e per l'ambiente. Si fa strada, si potrebbe leggere così, un nuovo colonialismo che vorrebbe invertire i risultati raggiunti anche dalle lotte di liberazione nei paesi del terzo mondo.
come ci ha ricordato anche il compianto Domenico Losurdo, movimenti di liberazione che si sono saldati con il marxismo, rappresentando quindi in questo senso anche una positiva eredità su cui mi sembra voi stessi cercate di interrogarvi in queste importanti giornate di studio. A me pare che tutto questo ci porta a ribadire l'importanza di un autentico internazionalismo, la necessità che si costruisca un'organizzazione veramente mondiale dei lavoratori, perché la lotta, l'impegno porti a migliorare le condizioni di lavoro, a combattere la disumanizzazione e a riprendere il controllo del proprio futuro, combattendo il degrado. Gli sviluppi anche delle trasformazioni tecnologiche, dell'automazione, della quarta rivoluzione industriale, come viene chiamato, hanno poi a loro volta conseguenze ambigue. Possono, da un lato, essere veicolo di emancipazione, l'intelligenza artificiale, su cui tanto si discute, a me pare che sia ancora un grande investimento del capitalismo per superare contraddizioni che si sono aperte nella fase della globalizzazione, ma apre anche sicuramente opportunità straordinarie di emancipazione, oppure spinge verso ulteriori forme di assoggettamento, di sfruttamento, come in qualche modo mi pare, mi avventuro insomma su un terreno per me non facile, lo stesso Carlo Marx richiamava nei Grundis a proposito appunto del riferimento al general intellect e a proposito di quella straordinaria traduzione che tanto dibattito suscitò nel secolo scorso di quel frammento sulle macchine tradotto da Raniero Panzieri sui Quaderni Rossi. Anche lì mi pare che ci sia un'attualità del pensiero di Marx rispetto ai mutamenti che stanno avvenendo intorno a noi. Si possono aprire possibilità di liberazione e di emancipazione, oppure del lavoro umano, quindi del controllo degli uomini sulle proprie vicende, oppure ulteriori forme di assoggettamento. Approfitto, proprio qui a Pisa mi è capitato di vedere un'azienda modernissima che lavora sul software, che lavora sull'innovazione, sulla brevettazione, avere rotto l'orario di lavoro e poi di fatto ho scoperto che in realtà attraverso internet, attraverso l'iPad, attraverso lo smartphone, l'orario di lavoro da un lato è rotto, ma non c'è più orario di lavoro perché si lavora sostanzialmente sempre, ecco. E quindi insomma, bisogna riprendere questa analisi, a mio parere. Ecco. Poi, se guardiamo a internet delle cose, sembra davvero la trasformazione di lavoro da animato, da inanimato ad animato, la sussunzione del lavoro vivo nel lavoro oggettivato di cui parla Marx. Ma su questo voi approfondirete, parlerete e noi, se pubblicherete e diamo la disponibilità anche a contribuire alla pubblicazione di un vostro volume di lavoro, leggeremo, se possibile, con attenzione. Su questi temi penso che sia giusto meditare anche in relazione al futuro nostro, al futuro della democrazia che oggi appare minacciata, così come è minacciato il lavoro. E questo legame tra crisi della democrazia e crisi del lavoro, io penso che sia strettamente intrecciato. Marx non può certo darci tutte le risposte di cui avremmo bisogno, ma a mio parere, io sono profondamente convinto di questo, Marx può darci uno strumento straordinario di lettura del presente, ritornando ad analizzare quella contraddizione fondamentale tra capitale e lavoro, che a mio parere è ancora quella appunto fondamentale. Vorrei chiudere questo mio forse lungo, mi dispiace, intervento, ma per me era importante, insomma. Prima di concludere, augurandovi di fare un lavoro proficuo, di fare approfondimenti che risultino per tutti interessanti, per voi prima di tutto, e mi ha colpito la risposta che Marx
diede, ripubblicata in vari saggi ormai, nel 1880 alla domanda dell'intervistatore Winston riguardante la legge ultima dell'esistenza. Cos'è, chiede Swinton, e Marx risponde: la legge ultima dell'esistenza è la lotta. Questa fu la risposta del vecchio Carlo Marx. Ecco, io credo che anche qui ci sia una indicazione, un'ispirazione di fondo. Non appagarsi dei risultati raggiunti, continuare la lotta attraverso riflessioni intense e profiche che sono certo voi farete. Grazie. Innanzitutto grazie al Presidente della Regione, che oltretutto è entrato proprio dentro le questioni, non è stato un saluto formale e questo mi fa particolarmente piacere. Una piccola nota di servizio: se le persone che sono in piedi, ci sono molti posti, soprattutto al centro, perché poi arriveranno altre persone, se vi potete accomodare o se avete voglia di accomodarvi, grazie. E darei la parola al rettore dell'Ateneo dell'Università di Pisa, professor Paolo Mancarella. Buonasera a tutti. Io sono davvero lieto di accogliervi in quest'aula, la stessa aula dove peraltro ieri si è svolta un'assemblea che è stata concessa per lo svolgimento di un'assemblea autogestita dagli studenti. Sono lieto di salutare e di ringraziare tutti gli studiosi, 30 studiosi come ci ricordavano poc'anzi, da 14 paesi, studiosi e studiosi da 14 paesi del mondo, appunto, una cosa veramente eccezionale, che sono qui da noi per riflettere e discutere su Marx e sul suo pensiero. Ricordava bene Maurizio, nel 2017 ricorreva il 150° anniversario della pubblicazione del primo volume del Capitale, l'anno scorso i 200 anni dalla nascita, qui siamo al 200+1. Beh, ma è proprio perché non c'è nessun anniversario, hai detto bene Maurizio, no? Non c'è nessun anniversario e proprio per questo, diciamo, il convegno che avete intitolato Ripensare la Marx 201, Ripensare l'alternativa, significa che la riflessione teorica e la ricerca vanno avanti a prescindere dalle ricorrenze, a prescindere dagli anniversari. E questo è ciò che si conviene a un'istituzione come la nostra, un'istituzione universitaria che è fondata sull'esercizio del pensiero libero e critico. Ricordava anche Maurizio che il professor Iacono, che l'Università di Pisa ha avuto molti studiosi che hanno dato contributi importanti sul pensiero di Marx o che si sono ispirati alle sue idee. Ecco, qui in questo convegno si intende mettere a confronto questioni teoriche, questioni storiche, problemi etici, problemi politici, in un quadro in cui l'università non si pone come una sfera chiusa del sapere, ma come luogo dove ricerca e didattica si intrecciano con la società, col mondo che la circonda. Anche qui ricordavi bene, Maurizio, sono passati 30 anni dalla caduta del muro di Berlino e quindi dei cosiddetti socialismi reali. Sono più di 10 anni che siamo in una profonda crisi economica e questo ha spinto molti studiosi di tutto il mondo, filosofi, economisti, sociologi, politici, a rivisitare il pensiero di Marx, che è tornato, lo ricordava chi mi ha preceduto, a essere quanto mai attuale. Tra l'altro, all'indomani di nuove acquisizioni anche filologiche e scientifiche dei manoscritti di Marx, è davvero venuto il momento di tornare a riflettere criticamente sul suo pensiero e sulle sue idee con una distanza critica diversa, alla luce anche dei profondi cambiamenti storici che ci sono stati e delle accresciute diverse sensibilità politiche. Dobbiamo, per dirlo in altre parole, confrontare criticamente il pensiero di Marx con
con tematiche, e anche questo è stato ricordato da chi mi ha preceduto, con tematiche che a torto sono state raramente accostate al pensiero di Marx. Dal ruolo delle donne, del lavoro femminile, alla questione ecologica e ambientale, lo ricordavano prima Maurizio il Presidente, dal ruolo della scienza e della tecnologia alle forme attuali della democrazia e della politica. Almeno questo è l'auspicio che rivolgo ai partecipanti a questo convegno e vi vorrei fornire anche qualche ulteriore spunto alle vostre riflessioni. Spunti che vengono da contraddizioni nuove, che se ci pensiamo bene Marx aveva colto. Guardate, venerdì pomeriggio si celebrava la giornata mondiale per la libertà di stampa. Sono stato invitato a un incontro in occasione di questa giornata a Lucca, organizzato dall'UNESCO, dal Club UNESCO di Lucca. Tra l'altro una bellissima giornata perché dedicata ad Antonio e Bartecchi, due giornalisti che sono rimasti vittime dell'attentato dell'11 dicembre a Strasburgo. Bene, uno dei relatori, il presidente italiano della Commissione UNESCO, Franco Bernabé, ricordava come nel suo intervento, come ormai l'informazione nel mondo sia prodotta e divulgata da 4-5 piattaforme. Se ci pensate, la concentrazione che Marx prefigurava nella produzione si sta estendendo ad altro. Ma per farvi un altro esempio, secondo me clamoroso e trascurato, a volte sottovalutato, la concentrazione del mercato delle sementi. Lo sapete che le sementi, cioè quello che la popolazione mondiale mangia e mangerà, no? Lo sapete che nel giro di pochissimi anni si è concentrato moltissimo. Oggi sono 3 le multinazionali che controllano oltre il 60% del mercato dei semi. E la tendenza va verso un ulteriore restringimento di questo oligopolio. Tutte cose che hanno a che fare con Marx. E poi lasciatemi concludere con un pensiero invece forse più leggero, con una citazione forse meno dotta di quelle che sono state fatte, ma che mi nasce anche un po' dall'attualità. Mi è tornato in mente rivedendo pochi giorni fa, poche settimane fa, un vecchio film che secondo me tra l'altro è uno dei più politici della cinematografia italiana, Giù la testa. Vi ricordate, Giù la testa iniziava addirittura con una citazione di Mao, no? Scorreva: la rivoluzione non è un pranzo di gala, non è una festa letteraria, non è un disegno, un ricamo, no? La citazione di Mao. Quel grandissimo regista che fu Sergio Leone, in quel film si inventa un dialogo secondo me formidabile, quando il campesino proletario Juan Miranda urla all'intellettuale Sean Mallory, che prova a parlargli di rivoluzione, cito testualmente: rivoluzione, rivoluzione, per favore non parlarmi tu di rivoluzione, lo so benissimo cosa sono e come cominciano, c'è qualcuno che sa leggere i libri che va da quelli che non sanno leggere i libri, che poi sono i poveracci, e gli dice: oh, è venuto il momento di cambiare tutto. Io lo so quello che dico, ci sono cresciuto in mezzo alle rivoluzioni e la povera gente fa il cambiamento. E poi i più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo e parlano e mangiano. E intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti, ecco la tua rivoluzione. Quindi per favore non parlarmi più di rivoluzione. E vabbè, qui c'è un'imprecazione che preferisco non... un'imprecazione molto colorita, dice: e lo sai cosa succede dopo? Niente, tutto torna come prima. Ecco, questa, se ci pensate, è un'interpretazione della storia che, come dice poi il titolo di questo convegno, ha bisogno di essere rivista, ripensata, proprio alla luce di quello che ci accade intorno. Se ci pensate, la questione mi pare abbastanza mutata, no? Un Miranda, un Juan Miranda di oggi potrebbe spiegarci che ora ci sono quelli che non leggono i libri, che vanno da altri che non sanno leggere i libri e gli spiegano che è venuto il momento di cambiare tutto. Mi sembra che questo, ahimè, devo dire, stia accadendo
nel nostro paese, ma non solo. Il mondo, con una progressione impressionante, si sta riempiendo di potenti che non leggono i libri. Probabilmente dovremmo noi tutti insieme fare lo sforzo di capire che fine hanno fatto e che ruolo attivo potrebbero svolgere in queste nuove dinamiche coloro che invece i libri li sanno leggere. Beh, vi lascio con queste riflessioni e concludo ringraziando anch'io in maniera davvero sentita i curatori della conferenza, l'amico e collega Maurizio Iacono della nostra università, lo sapete, il professor Marcello Musto della York University di Toronto, ma anche tutte le collaboratrici e i collaboratori, loro che dietro le quinte, magari in maniera meno visibile, hanno curato l'organizzazione di queste giornate e reso possibile tutto questo. A tutti voi anch'io auguro un lavoro proficuo e per chi viene da fuori Pisa, siete tanti, una piacevole permanenza in questa che secondo me è davvero una splendida città. Grazie. Grazie per l'intervento del nostro rettore, molto sentito e molto partecipato. A questo punto si chiude, diciamo, la prima sezione. Io chiamerei qui, no? Ci diamo 5 minuti, il tempo di cambiare la presidenza, perché dovrebbero venire in presidenza per, come relazioni, la collega Silvia Federici della Hofstra University USA, Bob Jessop della Lancaster University UK, poi ci sarei io e poi c'è Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che prego di venire qua. Grazie. Cinque minuti di pausa, riprendiamo tra poco. Pero tú
No dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como... Papá, papá, papá is calling you, papá is calling you, papá is calling you, papá, papá is calling you, papá is calling you, papá is calling you. Ancora un minuto, Maurizio, e cominciamo, va bene? Tanto poi tempo, poi essendo l'ultima lezione. Yeah. 8 e 20. Quindi diciamo a un certo punto del dibattito si lascia. A che ora devi andare lì? Io prima delle 8 e mezza non so. Perché andare alla stazione sei con la macchina o sei a piedi? 5 minuti, 7 minuti, 8 e 5. Quindi diciamo alle 8 e 20 il treno, alle 8. E come dire? Colleghi e compagni, prendiamo posto e iniziamo la prima sessione della conferenza. Grazie. Buonasera a tutti, prendiamo posto, un minuto si comincia, grazie. Okay. Allora forse mi siedo di là. Sì, sì, parlo questo, sì, questo mi piace di più che non l'altro, perché lo posso muovere, mi posso muovere. Sì, posso almeno muovermi. Preferisco, ah, vuoi che? Ah, allora. Allora. Tu vuoi parlare dal microfono? Non ti preoccupare. Parla fra me. Maria, già fa, presidente. Come dici tu? Maurizio, scusami, è la tua questa qui o è la mia? Non è la tua? No, no, assolutamente, era solo perché avevo usato. Allora, ancora buonasera a tutte e a tutti e benvenute alla prima sessione della nostra conferenza che si svolgerà sul tema capitalismo. Abbiamo con noi al tavolo della presidenza Silvia Federici, che è professoressa emerita di filosofia politica alla Hofstra University negli Stati Uniti, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, Bob Jessop, che è distinguished professor di sociologia alla Lancaster University in Inghilterra, che ha accompagnato, e lo ringraziamo molto, mi aiutate col mixer, grazie, da
Lorenzo Sabetta, che è docente di conflitti sociali all'Università degli Studi Internazionali di Roma, e Maurizio Iacono, che ha presieduto la introduzione ai lavori. E abbiamo molto tempo, come vedete, perché la nostra sessione durerà 2 ore e 45. E Maurizio Landini sarà con noi fino a circa le 20, poi ci lascerà per altri impegni, 19:45. Vorremmo dare molto spazio al dibattito, quindi i nostri relatori si sono tutte e tutti impegnati a stare nei tempi prestabiliti e la nostra conferenza si svolgerà con traduzione consecutiva. Stasera c'è soltanto un ospite internazionale, Bob Jessop. Nei prossimi giorni saranno la maggioranza. Quindi la nostra traduzione è organizzata così, che gli ospiti internazionali parleranno per circa un minuto, due minuti, e i traduttori renderanno in italiano il loro testo. Alla fine delle quattro relazioni inizierà il dibattito e proseguiremo i nostri lavori così. Allora, presento la prima ospite. Silvia Federici, come vi ho detto, insegna negli Stati Uniti filosofia politica. Le sue pubblicazioni includono moltissimi lavori su femminismo e marxismo e molte di queste sono state pubblicate in inglese prima che in italiano, ma sono state tradotte in tutto il mondo anche nella nostra lingua. L'ultima, Reincarnare il mondo, femminismo e politica dei Commons, Ombre Corte 2018, il suo famoso Calibano e la strega, pubblicato qui da noi nel 2015, Il punto zero della rivoluzione, lavoro domestico, riproduzione e lotta femminista con Ombre Corte e molti altri lavori. Silvia, 25-30 minuti per te, grazie per essere venuta. Grazie. Grazie Marcello e grazie a tutti voi e a chi ha organizzato questo incontro. I temi di cui discuterò oggi, il discorso del genere e i rapporti di razzializzazione nell'opera di Marx, sono temi che sono estremamente importanti oggi in tutti i movimenti sociali a livello internazionale e per chiunque naturalmente sia interessato a cambiare il mondo. Tuttavia, dato il tempo limitato che ho, introdurrò i miei commenti in modo molto 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 schematico, no? Naturalmente consapevole che sarebbe necessario un trattamento molto più ampio. Allora vorrei dire subito che, per prima cosa, la tematica del genere e dei processi di razionalizzazione in Marx, no? Sono per me molto importanti in questo momento, poi in questa conferenza, perché io credo che ci permettono di vedere, di valutare ciò che è importante in Marx, che continua ad aiutarci a comprendere i processi odierni di sviluppo del capitalismo, e allo stesso tempo ci mostrano anche i limiti di Marx. E io credo che sia fondamentale riconoscere questi limiti perché io credo che si debbano fare delle scelte di quale Marx adottiamo, non nel momento in cui ci impegniamo in un processo di cambiamento sociale. E la mia prima osservazione è che quando guardiamo al trattamento, all'analisi che Marx fa della tematica del genere e dei processi di razzializzazione, vediamo subito una grossa contraddizione. La contraddizione consiste in questo, che mentre da una parte Marx, fin dalle sue prime opere e poi nel corso di tutta la sua vita, ha, come si può dire, dimostrato un'enorme sensibilità nei confronti di tutti i processi di soggezione delle donne nella società, storicamente si è combattuto per l'emancipazione delle donne e tuttavia, quando guardiamo alle sue opere maggiori, no, i tre volumi del Capitale e Le Gondrisse, no, possiamo vedere che non compare in queste opere un'analisi
dei temi che sono diventati fondamentali per i movimenti femministi, i temi che sono relazionati alle forme specifiche di sfruttamento delle donne nella società capitalista e della particolare funzione che queste forme di sfruttamento, no, hanno giocato nel processo, nell'organizzazione capitalistica del lavoro e nel processo dell'accumulazione. Le donne compaiono molto nel primo volume del Capitale, ma compaiono come lavoratrici salariate, lavoratrici di fabbrica, salariate nell'agricoltura o nel lavoro domicilio. Non compare invece il lavoro di riproduzione in tutte le sue forme, come la riproduzione al lavoro domestico, come procreazione, come rapporti sessuali, rapporti familiari. Ci sono ovviamente a riferimenti alla famiglia, come d'altra parte ci sono riferimenti alla schiavizzazione delle donne nella famiglia a partire dall'ideologia tedesca, quando Marx denuncia, no, il selvaggio latente delle donne nella famiglia patriarcale. Tuttavia, no, si ha un'analisi di quelle che sono diventate le tematiche, sono tuttora le tematiche centrali dei movimenti femministi oggi in qualsiasi parte del mondo, per esempio il problema della riproduzione sociale. Nel primo volume del Capitale il lavoro domestico è citato in due note, nelle quali praticamente si dice che il lavoro domestico non esiste nell'ambito delle comunità proletarie, perché le proletarie passavano tutta la giornata nella fabbrica, e quindi Marx fa un riferimento ironico al fatto che le operaie dell'industria tessile inglese, no, che dice ci è voluto una guerra civile perché le operaie del tessile in Inghilterra, no, che hanno prodotto cose tessili per tutto il mondo, imparassero a cucire, no, facendo riferimento alla guerra civile negli Stati Uniti, che ha portato al boicottaggio, che fra l'altro Marx ha organizzato con altri, al boicottaggio della produzione del cotone in Inghilterra. No? Un discorso analogo si può fare con il riguardo ai processi di razzializzazione. Marx, come sappiamo, ha denunciato fortemente, ripetutamente, qualsiasi comportamento razzista. Ha detto notoriamente famoso la sua dichiarazione che il lavoro in pelle bianca non si può liberare fino a che è schiavizzato, no, quando ha la pelle nera. E non solo, Marx si è pronunciato ripetutamente contro il razzismo, ma è stato un abolizionista, come leader della Prima Internazionale, no, ha fatto sì e collaborato, organizzato il boicottaggio appunto della produzione del cotone, anche degli scarichi del cotone in Inghilterra, in appoggio alla lotta delle popolazioni nere negli Stati Uniti. È stato anche l'autore di una famosa lettera che l'Internazionale ha mandato al presidente Lincoln dopo la dichiarazione dell'emancipazione, no? Tuttavia, e qui ancora la contraddizione, no? Tuttavia, quando guardiamo alle opere maggiori di Marx, vediamo che non vi è in queste opere un'analisi del lavoro schiavistico, non vi è un'analisi delle gerarchie di razza che il capitalismo ha costruito attraverso tutta la sua storia e della loro funzione dentro il processo di accumulazione capitalista. Non si ha veramente quando Marx fa riferimento al lavoro schiavistico, generalmente fa riferimento al lavoro schiavistico nel periodo greco-romano. Non c'è un'analisi approfondita, ma anche superficiale, per esempio l'economia delle piantagioni, no? Nei tre volumi del Capitale. E
la sua analisi dell'accumulazione originaria è un'analisi che è fatta con in mente, no? È una fatta al mascolino e è fatta con in mente un lavoratore bianco salariato, in prospettiva salariato, un lavoratore industriale, no? Quindi si incentra sull'espulsione dei contadini dalla terra, ma con una prospettiva che guarda sempre alla fabbrica, guarda al lavoro salariato. Quando negli anni 70, no, sono cominciati i gruppi femministi, abbiamo cominciato a recuperare la nostra storia, no? A recuperare la nostra storia, abbiamo cominciato a cercare di capire le donne nel capitalismo, qual è stata la storia. E abbiamo consultato i testi di Marx, non abbiamo trovato quello che cercavamo, abbiamo trovato una storia che era scritta in un modo che praticamente escludeva le donne. Quando dico escludeva le donne, dico escludeva tutta un'area di attività, tutta un'area di forme di sfruttamento che già conoscevamo a partire dall'esperienza delle nostre famiglie, delle nostre comunità, delle nostre stesse vite, e che l'analisi di Marx non ci aiutava a chiarire, no? L'accumulazione originaria per Marx è rappresentata soprattutto dall'espulsione dei contadini, dalle terre. Nel libro che ho scritto, Il Calibano e la Stega, no? Ho cercato di ampliare, mostrando che per esempio fenomeni come la caccia alle streghe sono stati fondamentali, no, in questo processo, e la schiavitù e la costruzione dell'economia a base schiavistica nei Caraibi, nel sud degli Stati Uniti. E non è un caso, no? Vediamo un momento prima di passare a questo tema. Allora, perché questa contraddizione? Perché questa contraddizione? Io qui voglio sintetizzare in modo molto, molto schematico quello che io credo sia il problema e il limite nell'analisi di Marx, del discorso di Marx, e credo che possa essere identificata come la causa di questa contraddizione che vediamo, no? E la tesi che voglio sostenere è che, no, c'è in Marx una concezione ancora, alcuni l'hanno definita eurocentrica, io vorrei dire una concezione ancora ottimista, progressista del ruolo storico del capitalismo e soprattutto della grande industria, che, no, lo ha portato a sottovalutare l'importanza che il lavoro non salariato, il lavoro non pagato, il lavoro forzato avrebbe avuto nella storia del capitalismo. In altre parole, la concezione che Marx ha della grande industria, del ruolo dell'industria, del suo ruolo storico e del capitalismo in generale, in quanto sistema sociale basato soprattutto su un sistema industriale, sul lavoro salariato, no? Anche se ovviamente Marx vede che l'accumulazione, il valore accumulato deriva dal lavoro non pagato, che questa visione lo ha portato, no, a sottovalutare l'importanza di tutta un'area di attività che, a mio avviso, Marx ha considerato come datate storicamente. In altre parole, Marx non focalizza la sua analisi del capitalismo, si focalizza sul lavoro schiavistico, perché assumeva che il lavoro schiavistico sarebbe stato superato dal processo di espansione dei rapporti capitalisti, come penso che non abbia considerato il lavoro di riproduzione, perché vedeva questo lavoro di riproduzione come un servizio personale, come un'eredità di tipi di lavoro precapitalisti che di nuovo sarebbero stati superati. E qui sono alcuni limiti che proprio voglio nominare nell'analisi di Marx, no? Un limite primo
primo, che è di considerare il capitalismo come un sistema sociale che, dopo tutto, nonostante venga al mondo grondante di lacrime e di sangue, dopo tutto è necessario storicamente, perché crea le basi materiali della futura società comunista. Primo. Secondo luogo, capitalismo come un grande livellatore, livellatore delle diseguaglianze, diseguaglianze di genere, diseguaglianze di razza, razza naturalmente tra virgolette. Livellatore, per esempio, Marx non si sofferma su questa tematica, però spesso, anche nel primo volume del Capitale, pensa che il capitalismo distruggerà la famiglia patriarcale. C'è un assunto in Marx che il capitalismo, perché l'unico patriarcato che Marx vede è il patriarcato, non solo il patriarcato tradizionale, ma il patriarcato precapitalista, ma il patriarcato nel capitalismo del periodo della manifattura, dove il padre controlla il lavoro della figlia, della madre, dei figli, no? Vede questo patriarcato e spesso, no, guarda a un futuro in cui l'espansione dei rapporti industriali, portando le donne in fabbrica, crea nuove forme di cooperazione e sovvertirà, no, le differenze su base di genere. Quindi capitalismo livellatore, capitalismo unificatore, no? Per Marx l'espansione dei rapporti capitalistici a livello internazionale è un fattore di unificazione. Il capitalismo praticamente uniforma, no? Uniforma, crea una cultura industriale e porta un processo di unificazione sia culturale sia politica. Sia politica, quindi il grande proletariato che si unisce nella misura in cui il capitalismo, con tutte le sue contraddizioni, con tutta la sua violenza, ciò nonostante, no, è capace di creare, no, nuovi terreni di coordinamento, nuovi terreni di unificazione sociale. Io credo che questi siano grossi limiti dell'analisi di Marx e siano tematiche in Marx che, da cui dobbiamo distanziarci. Bene, oggi possiamo verificare che, no, non solo il capitalismo non pone le condizioni materiali per la creazione di una società senza la miseria, senza la scarsezza, no? Ma che in realtà sta impoverendo il mondo e sta distruggendo le basi materiali della nostra ricchezza, sta distruggendo, no, tutto il discorso ecologista, che qui in questo momento non posso fare, ma ci dimostra che infatti le condizioni materiali, il rapporto con la natura ha avuto conseguenze devastanti, no? Non solo, credo che ormai dobbiamo riconoscere che, no, razzismo e sessismo sono elementi strutturali della società capitalista, che il capitalismo accumula non solo ricchezza, ma accumula differenze, che continuamente ricrea, rifonda, per esempio, il patriarcato. No, Marx non ha visto, Marx è rimasto ancorato all'idea che, come dicevo prima, l'espansione dei rapporti capitalistici distrugge la famiglia patriarcale. No, non ha visto, nonostante la sua grande capacità di anticipazione, no? Marx sempre si loda perché ha avuto questa capacità, no, di anticipare, ha anticipato i processi di globalizzazione, ha anticipato la formazione, no, di un ciclo di produzione del plusvalore a livello mondiale. Non ha anticipato un processo che si stava svolgendo sotto i suoi stessi occhi, che era la formazione di una nuova famiglia proletaria basata su una nuova differenza, una nuova diseguaglianza tra uomini e donne. No? La nuova famiglia proletaria che si costruisce tra il 1880 e il periodo della Prima Guerra Mondiale,
che oggi a cui ci si riferisce come tipo di produzione fordista, no? Basato sul salario familiare, quindi un grosso aumento dei salari maschili, no? Sulla domesticizzazione del lavoro femminile, della donna, la creazione della casalinga a tempo pieno o comunque, se non a tempo pieno, magari impegnata in lavori parziali, salariali, però no, responsabilizzata al massimo nei confronti della famiglia. Tutta una politica nuova, una politica che cambia, no, la politica del periodo, della prima fase dell'accumulazione capitalista. Io ho detto che la creazione della famiglia proletaria, no, basata sul salario maschile e la domesticizzazione della donna proletaria, no, è parte del passaggio dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo, no? È parte poi anche del passaggio da un tipo di capitalismo basato sull'industria leggera a un'industria pesante, no? Che il capitalismo ha realizzato sia di fronte a una grossa crisi, una crisi di riproduzione, perché gli operai a Manchester morivano a 37 anni, morivano a 40 anni e quindi si è verificata una necessità di investire in questa classe operaia e poi anche a seguito delle lotte, perché gli anni dal 1830 in avanti sono stati grossi anni di lotte, formazione del sindacato, il chartismo, eccetera. Dunque tutto questo Marx non ha visto che 300 anni dopo l'inizio del capitalismo, dopo l'inizio della schiavizzazione, della tratta degli schiavi, no? La schiavitù non è terminata e continua oggi. Forme di lavoro forzato, forme di lavoro coatto continuano oggi in tutto il mondo. E qui, andando verso una conclusione, direi che non è un caso che non negli anni 60 o prima, no, con il sorgere di movimenti anticoloniali, movimento femminista, si è cominciata una critica a Marx, no? Perché già i teorici dei movimenti anticoloniali, del movimento nero negli Stati Uniti per i diritti civili, per il potere nero, no? hanno condotto una critica importante, da Cabral in tempi più recenti, Cedric Robinson con Black Marxism, no? Hanno accusato in alcuni casi Marx di essere ancora eurocentrico proprio per questa identificazione tra capitalismo e industria e lavoro industriale, no? Questa identificazione del proletariato industriale come il soggetto rivoluzionario, anche se in realtà tutte le rivoluzioni di cui siamo stati testimoni non sono state fatte da, no, operai e operai industriali, no? E come ha detto Robinson in Black Marxism, no? Marx non ha visto a livello politico che questi africani che venivano portati sulle schiave, sulle navi, no? Non erano solo soggetto di schiavizzazione, portavano con sé tutta una cultura, una storia di lotte, no? Portavano con sé capacità e una visioni del mondo che sono stati importanti per la loro capacità di resistenza e la loro capacità di lotta e continuano ad essere importanti, no? Quindi, quanto tempo ho ancora di... Cinque minuti. Allora, bene. Cosa vuol dire? Dobbiamo dire che allora Marx non ci serve? No, non voglio dire questo, voglio dire che è importante invece comprendere quale Marx oggi ci aiuta, non solo ci aiuta, ma è indispensabile per capire i movimenti del capitalismo attuale e per capire anche, no, i tipi di lotta che sono necessari per trasformare questo mondo, perché nonostante che il concetto di rivoluzione sia stato molte volte degradato e usato
in forme in realtà contrarie all'idea di un cambio sociale, della creazione di un mondo più giusto. Nonostante questo, io credo che se non rivoluzione, certo una grossa trasformazione sociale e soprattutto una trasformazione che abbia come obiettivo sul lungo periodo, no, di porre fine a questa società capitalista che basta, ya, basta, perché questa è contraria al benessere e a qualsiasi principio di giustizia che, no, a cui possiamo aspirare. Per cui io penso che qualsiasi lotta oggi si faccia, dalla più grande alla più piccola, si deve subito cominciare a porre le sementi per un altro tipo di società. E allora qui, concludendo e riflettendo sul Marx che possiamo, vogliamo e dobbiamo portare con noi, io penso che il Marx che ci aiuta è il Marx che si rende conto, vede che la società capitalista, l'accumulazione della ricchezza capitalista si fonda su forme di schiavizzazione, si forma sul lavoro non pagato, si forma su un'ingiustizia di fondo. Questo secondo me è il Marx che è importante oggi, perché quello che stiamo vedendo è in realtà proprio questo. Vediamo che mentre il lavoro salariato, che nella tradizione marxista, no, è parso come il lavoro centrale, in realtà il lavoro salariato si sta quasi restringendo, e mentre l'area del lavoro non pagato, l'area della coercizione si sta allargando a macchia d'olio. E io credo soprattutto per la possibilità di comprendere, no, quali sono oggi i movimenti importanti. Per troppo tempo la tradizione marxista, no, ha considerato i movimenti anticoloniali, i movimenti delle donne, i movimenti degli studenti, come i nuovi soggetti non vedendo il rapporto, non vedendo la loro base di classe, non vedendo che rappresentavano, erano movimenti che esprimevano una rivolta a forme di sfruttamento capitalista, e che non erano l'altro della lotta degli operai industriali, erano sì in parte l'altro ma in forma continua, no? Quindi io credo che oggi è importante recuperare il Marx, no? Che non il Marx che è in contraddizione con l'assunto che il capitalismo in realtà è la via che dobbiamo percorrere per raggiungere un'altra società, e vedere che invece il capitalismo è il sistema sociale che ad ogni passo, ad ogni angolo, in ogni parte del mondo rappresenta l'ostacolo maggiore, no, alla possibilità di quello che in America Latina si dice una vita degna di essere vissuta, e una vita che pone la riproduzione al suo centro. Grazie. Molte grazie a Silvia Federici per aver proposto una nuova lettura dell'analisi di Marx su genere, discriminazione etnica, accumulazione originaria, molte teorie e concetti che ridiscuteremo, sui quali discuteremo certamente in questi tre giorni anche nelle altre sessioni. E vorrei pregare le persone che sono sedute nelle corsie esterne di spostarsi il più possibile al centro, perché ci sono decine di persone che in piedi e molte altre che stanno arrivando, quindi se riusciamo a fare loro spazio permettiamo a tutti di sederci. Volevo anche ricordare che la tre giorni Marx 201 ripensare l'alternativa è registrata e trasmessa da Radio Radicale, e vedo un cartello di fronte a me che dice salviamo Radio Radicale, e anche noi ci uniamo alla lotta di queste giornate contro i tagli del governo.
Adesso do la parola a Bob Jessop, che è Distinguished Professor di Sociology a Lancaster University. Bob è autore di numerosissimi libri, io ne ricorderò soltanto alcuni e gli ultimi o quelli più importanti: nel 1990 con Cambridge, State Theory, Putting the Capitalist State in Its Place, The Future of Capitalist State, sempre di Cambridge nel 2002, più recentemente State Power and Strategic Relation Approach 2007 Cambridge and The State, Past, Present, Future. La riflessione di Bob Jessop si occupa di molte tematiche e molti autori, Marx è frequentemente tra questi. Lo ringrazio per essere stato qui tra noi e ringrazio in particolar modo Lorenzo Sabetta, che è docente a contratto di conflitti sociali all'Università degli Studi Internazionali di Roma e che tradurrà la presentazione di Bob. Grazie. Thank you. Marx really used the word capitalism as opposed to capitalist. He developed a critique of the capitalist mode of production, bourgeois society, and social formations dominated by the capitalist mode of production. That said, to simplify my presentation, I sometimes use capitalism to refer to the first two analytically distinct but empirically interconnected sets of social relations. Marx ha usato raramente il sostantivo capitalismo, a differenza dell'aggettivo capitalistico. Quella che sviluppò fu una critica del modo di produzione capitalistico, della società borghese, bürgerliche, e delle formazioni sociali dominate dal modo di produzione capitalistico. Detto questo, per semplificare la mia relazione, userò alle volte il termine capitalismo per riferirmi ai primi due insiemi di rapporti sociali, analiticamente distinti ma empiricamente interconnessi. A mode of production comprises a form of organization of material production and distribution and their concomitant social preconditions that is reproducible for an extended period of time. It comprises, firstly, the forces of production and their associated socio-technical relations of production, and secondly, a wider set of social relations of production. These are historically specific patterns of juridical ownership or de facto possession of the forces of production, control over the labor process, the distribution of the resulting product, and the appropriation and reallocation of surplus labor. With rare exceptions, Marx insisted on the primacy of the social relations of production over the forces of production. Un modo di produzione è composto da una forma d'organizzazione della produzione materiale e della distribuzione, nonché dalle loro concomitanti precondizioni sociali, forma che è riproducibile per un lungo periodo di tempo. Esso include, primo, le forze di produzione e i relativi rapporti socio-tecnici di produzione, e secondo, un'ampia gamma di rapporti sociali di produzione. Questi sono dei modelli storicamente specifici di proprietà giuridica o di possesso de facto delle forze di produzione, del controllo sui processi lavorativi, della distribuzione del prodotto che ne deriva e dell'appropriazione e riallocazione del plus lavoro. Tranne in rari casi, Marx ha insistito sulla preminenza dei rapporti sociali di produzione sulle forze produttive. Regarding the capitalist mode of production, for example, Marx emphasized that capital is not a thing, but a social relation between persons mediated through the instrumentality of things. Recognizing that capital is a social relation is the key to describing, explaining, and critiquing the labor process and distribution of revenues. It's also the key to understanding the specifically bourgeois form of law and political sovereignty. A proposito del modo di produzione capitalistico, per esempio, Marx ha sottolineato che il capitale non è una cosa, ma un rapporto sociale fra persone mediato da cose. Capire che il capitale è un rapporto sociale è fondamentale per descrivere, spiegare e criticare il processo lavorativo e la distribuzione dei profitti. È fondamentale inoltre per comprendere la forma specificatamente borghese della legge e della sovranità politica. Marx's emerging account of the capitalist mode of production
and bourgeois society began with his critical engagement with Hegel's philosophy of law. Against Hegel, Marx argued that the state could not represent the general interest as long as private property existed. This was because civil society was dominated by private property, market forces, and crass materialism. Regarding the state, Marx emphasized the separation of civil society and state, which was a recurrent theme in his subsequent work. La spiegazione che Marx dà del modo di produzione capitalistico e della società borghese ebbe inizio nel 1843 con la sua critica della filosofia del diritto di Hegel. Contro Hegel, Marx affermò che lo Stato non poteva rappresentare l'interesse generale fin tanto che la proprietà fosse esistita. L'interesse generale era insomma un'illusione. Questo perché la società civile era dominata dalla proprietà privata, dalle forze di mercato, dal più ottuso materialismo. Tale tema della separazione fra società civile e Stato è un tema ricorrente nei lavori successivi di Marx. Marx's critique of bourgeois political economy also began in the 1840s, starting with Hegel and Proudhon. He insisted on the specificity of the capitalist form of private property and its consequences for bourgeois societies. After several false starts, Marx had chosen his eventual point of entry into the critique, contribution to the critique of political economy, 1859, followed by Capital, Volume 1, 1867. Both texts open with the remark that in societies dominated by the capitalist mode of production, wealth takes the form of an immense accumulation of commodities. He therefore began his critique with the value form of the commodity. La critica di Marx all'economia politica borghese è cominciata anch'essa nel decennio del 1840, a partire da Hegel e Proudhon. Marx si soffermò sulla specificità della forma capitalistica di proprietà privata e sulle sue conseguenze per le società borghesi. Dopo numerose false partenze, Marx scelse il punto d'abbrivio definitivo della sua critica, che è rappresentato da due libri, Per la critica dell'economia politica, 1859, seguito dal primo libro del Capitale, 1867. Entrambi i testi si aprono con la seguente osservazione. Nelle società dominate dal modo di produzione capitalistico, la ricchezza prende la forma di un'immensa accumulazione di merci. Inizia così la sua critica della forma valore della merce. Taking the commodity as a starting point can be contrasted with two other possible starting points. First, the manifesto's opening remarks, 1848, might lead one to expect that Marx would begin with class struggle in general, or its specifically bourgeois form. Yet a class analytical approach remains popular and vital in analyzing bourgeois societies. Indeed, Marx stressed the primacy of class struggle, especially political struggle, and its discursive, organizational, and strategic features in shaping history. Second, another possible starting point, Marx declared in Volume 1 that the ultimate aim of Capital, the book, was to reveal the economic law of motion of modern society. However, while he explored the self-valorization of capital and identified many laws imminent in the capitalist mode of production, he did not treat them as if they operated autonomously from social agents, who would then be considered as alienated Träger, bearers of capital's self-valorizing logic. Prendere la merce come punto di partenza può essere messo in contrasto con due possibili punti di partenza alternativi. Il primo è l'osservazione che apre il manifesto del Partito Comunista, 1848, che potrebbe indurre a pensare che Marx prenda le mosse dalla lotta di classe, in generale o nella sua forma specificatamente borghese. E un approccio analiticamente centrato sulla classe resta diffuso ed essenziale nell'analisi delle società borghesi. D'altronde, Marx ha enfatizzato il ruolo primario della lotta di classe, in particolare come lotta politica, e le sue capacità retoriche, organizzative e strategiche nel plasmare la storia.
Il secondo punto di partenza alternativo è l'affermazione che Marx fa nel primo libro del Capitale, secondo cui il fine ultimo di quest'opera sarebbe svelare la legge economica del movimento della società moderna. Comunque, affrontò il nodo dell'autovalorizzazione del capitale, identificando numerose leggi immanenti al modo di produzione capitalistico. Marx non le considerò come se esse operassero in qualche modo autonomamente dagli agenti sociali. In tal caso, essi andrebbero considerati come portatori, Träger, alienati della logica autovalorizzante del capitale. Marx's value form analytical approach provides a way to integrate both class theoretical and capital theoretical analyses. For, as he developed his analysis of different forms of the capital relation, he also elaborated the formal and institutional framework of the capitalist mode of production. L'approccio analitico alla forma valore di Marx fornisce un modo per integrare le analisi teoriche incentrate sulla classe con le analisi teoriche incentrate sul capitale. Per cui, allorché Marx elabora la sua analisi delle differenti forme del rapporto del capitale, egli articola anche la cornice formale e istituzionale del modo di produzione capitalistico. This framework shapes, firstly, the forms and stakes of class struggle in bourgeois societies as opposed to pre-capitalist economic formations at different scales from local to global. The fictitious commodification of labor power, the fact that capital is a social relation, and the fetishized separation of the economic, political, and ideological spheres are crucial here. Questa cornice dà forma, primo, alle modalità e alle poste in gioco della lotta di classe nelle società borghesi, in contrapposizione alle formazioni economiche precapitaliste, su scale diverse dal locale al globale. L'arbitraria mercificazione della forza lavoro, il fatto che il capitale sia un rapporto sociale e la separazione feticizzata delle varie sfere, economica, politica e ideologica, sono dei passaggi fondamentali sotto questo aspetto. Secondly, the forms and stakes of competition in bourgeois societies over the course of economic cycles, that is to say, the competition between individual capitals, class fractions and so on, to gain above average rates of profit, interest, rent, or in downturns or recessions, avoid above average losses. Within this framework, and excluding extra-economic coercion, competition occurs around innovations that boost profits and reduce costs. Secondo, alle modalità e alle poste in gioco della concorrenza nelle società borghesi durante i successivi cicli economici, ossia la concorrenza fra capitali individuali, frazioni di classe, eccetera, per ottenere tassi di profitto, di interesse e di rendita superiori alla media, oppure, durante le crisi e le recessioni, per evitare perdite superiori alla media. All'interno di questo quadro, ed escludendo la coercizione extraeconomica, la concorrenza si sviluppa rispetto alle innovazioni in grado di accrescere i ricavi e ridurre le perdite. L'ingerenza extraeconomica, a sua volta, muta a seconda del tipo di Stato. This indicates the scope for a synthesis of all three interpretations of Marx's work. It provides the means to analyze the historically specific forms of class struggle within bourgeois societies, how it both reproduces and transforms capitalism, how it shapes the specific manifestations and interaction of the various laws that characterize the capitalist mode of production insofar as its forms do get reproduced. Questo suggerisce lo spazio per una sintesi di tutte e tre queste interpretazioni del lavoro di Marx e fornisce gli strumenti per analizzare le forme storicamente specifiche della lotta di classe all'interno delle società borghesi, nonché di come questo riproduca e trasformi il capitalismo, strutturando le manifestazioni peculiari e l'interazione fra le varie leggi che caratterizzano il modo di produzione capitalistico, fin tanto che le sue forme vengono riprodotte. In these respects, Marx was no teleological theorist.
Capital discussed class struggle mainly in terms of the struggle between capital and labor within the capitalist mode of production and within bourgeois societies, rather than its role in the revolutionary overthrow of capitalism. Likewise, the emerging laws of capital accumulation do not determine how and when capitalism would eventually collapse or be overthrown, although Marx did expect this to occur. Capital, the book, was more concerned to examine the genesis, historical form, overall articulation, and crisis tendencies of the capitalist mode of production. And the form-determined circuit of capital entails the abstract possibility of crisis, but cannot explain the manner in which these crises are realized. Marx non è stato un teorico teleologico. Nel Capitale la lotta di classe viene analizzata soprattutto in termini di lotta fra capitale e lavoro all'interno del modo di produzione capitalistico e all'interno delle società borghesi, e non tanto nei termini del suo ruolo nel processo rivoluzionario di rovesciamento del capitalismo. Analogamente, le leggi dell'accumulazione del capitale non determinano come e quando il capitalismo potrebbe infine collassare o essere rovesciato, per quanto Marx comunque si attendesse quest'esito. Nel Capitale, libro, prevale l'interesse per l'esame della genesi del modo di produzione capitalistico, la sua forma storica e la sua articolazione complessiva, la sua tendenza ad entrare in crisi. Il percorso, il circuito determinato dalla forma del capitale, implica la possibilità astratta della crisi, ma non può render conto del modo in cui essa si verificherà. For Marx, the historical specificity of the capitalist mode of production was based on the commodification, real or fictitious, of all the inputs into the capitalist mode of production. First, all goods and services are produced as commodities for sale in anticipation of monetary profit rather than immediate consumption by their direct producers. Second, crucially, labor power, the capacity to work, acquires the form of a commodity bought and sold in the labor market. Third, labor power is the sole source of the total surplus value available for immediate reinvestment or for redistribution in such form as profits of enterprise, interest, and rent. Machines, tools, buildings, and so on merely transfer part of their value as they are used up in production. However, there's no guarantee that labor power will generate surplus value. This depends on capital's ability to control workers in the labor process. This is the main site of economic class struggle. Secondo Marx, la specificità storica del modo di produzione capitalistico era fondata sulla mercificazione, reale o fittizia, di tutti i fattori di produzione nel modo di produzione capitalistico stesso. Primo, tutti i beni e i servizi sono prodotti come merci in vendita in vista di un profitto economico, anziché per l'immediato consumo dei loro diretti produttori. Secondo, ed è fondamentale, la forza lavoro, la capacità di lavorare, prende la forma di una merce che si compra e si vende nel mercato del lavoro. Terzo, la forza lavoro è la sola fonte del plusvalore complessivo disponibile per essere immediatamente reinvestito o redistribuito in forme come il profitto d'impresa, l'interesse e la rendita. I macchinari, le strumentazioni, le strutture, eccetera, trasferiscono semplicemente parte del loro valore nel momento in cui vengono utilizzati durante la produzione. Ad ogni modo, non c'è nessuna garanzia che la forza lavoro generi plus valore. Questo dipende dalla capacità del capitale di controllare i lavoratori nel processo lavorativo. Ed è questo il luogo principale della lotta di classe economica. In addition to labor power, Marx discusses two further special commodities. One is money, apart from gold or silver bullion, which do have a real cost of production, money is another fictitious commodity, especially in the form of capitalist credit, money as capital, and indeed fictive capital, for example, government bonds or derivatives. The other fictitious or special commodity is private property in land or nature. Marx considers this as another fictitious commodity, one that generates rent deducted from the total surplus value created in production.
Oltre alla forza lavoro, Marx analizza due altri tipi di merci peculiari. Una è il denaro. Tolti i lingotti d'oro o d'argento, che hanno davvero un costo di produzione, il denaro è un'altra merce arbitraria, soprattutto nella forma di credito capitalistico, di denaro come capitale. Ed è veramente un capitale fittizio, ad esempio nel caso dei titoli di Stato o dei debiti derivati. L'altro tipo di merce speciale è la proprietà privata in forma di terra, in natura. Marx la considera come un'altra merce arbitraria, che produce rendite detratte dal plusvalore totale creato durante la produzione. Marx also identified many other forms of the commodity and capital relation within the circuits of capital and in bourgeois society more generally. For example, the legal form, the juridico-political form of sovereignty and liberal representative democracy. He also explored the organic interconnections of these and other specifically bourgeois forms and how they're embedded in bourgeois society. Marx ha identificato inoltre numerose altre forme di merce e di rapporti di capitale all'interno dei circuiti del capitale e più in generale della società borghese, come la forma legale, la forma politico-giuridica della sovranità e la democrazia rappresentativa liberale. Ha indagato anche l'interconnessione organica di queste e altre forme specificatamente borghesi e di come esse si integrino e si radichino nella società borghese. For Marx, these forms are not reproduced quasi-automatically, whether this occurs through continuing commodity fetishism, reification of the institutional separation of the economic and political spheres, the inevitable statolatrous fetishization of the autonomy of the state and its role in promoting the general but illusory interest of society, false consciousness, and so on. Secondo Marx, queste forme non sono riprodotte in modo quasi automatico, sia che questo avvenga tramite il feticismo della merce, la reificazione della separazione istituzionale fra la sfera economica e quella politica, la falsa coscienza, l'ineluttabile feticizzazione statolatrica dell'autonomia dello Stato e il suo ruolo nel perseguire l'interesse generale, in realtà illusorio, della società, e così via. On the contrary, without class struggle to reproduce these forms and secure an appropriate balance of forces, continuing, if always frequently crisis-prone and discontinuous capital accumulation is impossible. This concerns not only capital's ability to dominate wage labor in the economy, but also important its ability to secure important extra-economic conditions for continuing accumulation. In addition, workers tend to extend their resistance beyond the factory gates and labor market to influence different aspects of the wider society. Al contrario, senza la lotta di classe a riprodurre queste forme e assicurare un equilibrio fra le forze, la costante, anche se sempre discontinua, inclina alla crisi, la costante accumulazione di capitale è impossibile. Questo riguarda non soltanto la capacità del capitale di dominare il lavoro salariato nell'economia, ma anche di influenzare varie importanti precondizioni extraeconomiche che permettano all'accumulazione di proseguire. Peraltro, i lavoratori tendono a estendere la propria resistenza al di fuori dei cancelli delle fabbriche e del mercato del lavoro, avendo influenza su numerosi aspetti della società più estesa. This is why Marx stressed the primacy of political struggle. For example, he identified a comprehensive contradiction in the bourgeois democratic constitution. This results from the institutional separation of the economic and political spheres noted in his critique of Hegel. Thus, in class struggles in France, he wrote, è per questo che Marx ha sottolineato il ruolo preponderante della lotta politica. Ad esempio, ha individuato una contraddizione di vasta portata nelle costituzioni democratiche borghesi, che deriva dalla separazione istituzionale fra sfera politica e sfera economica, già osservata nella sua critica ad Hegel. Così, nel suo Le lotte di classe in Francia, Marx scrisse: the classes whose social slavery the constitution is to perpetuate, proletariat, peasantry, petty bourgeoisie, it puts in possession of political power through universal suffrage. And from the class whose old social power it sanctions, the bourgeoisie, it withdraws the political guarantees of this power. From the former,
it demands they should not go forward from political to social emancipation. From the latter, it demands that they should not go back from social to political restoration. Quindi questa è una citazione di Marx. Le classi la cui schiavitù sociale la Costituzione deve eternare, proletariato, contadini, piccoli borghesi, sono messe, mediante il suffragio universale, in possesso della forza politica, mentre alla classe il cui vecchio potere sociale essa sanziona, alla borghesia cioè, sottrae le garanzie politiche di questo potere. Dalle prime esige che esse non avanzino dall'emancipazione politica all'emancipazione sociale, dall'altra che non retroceda dalla restaurazione sociale alla restaurazione politica. For the bourgeoisie, solving this contradiction requires firstly that subaltern economic struggles are limited to economic corporate struggles over wages, the length and intensity of the working day, working conditions, the introduction of new techniques of production and distribution, the social wage, and so forth. And secondly, that subaltern political struggles are confined within the limits of electoral competition based on universal franchise, individual citizenship, and efforts to define the illusory general interest. Where subaltern classes resort to their general strikes to challenge state power or use state power to advance social emancipation, this challenges bourgeois hegemony and prompts efforts by the bourgeoisie to concerted economic and political action to challenge the rule of capital. The bourgeoisie is less inclined to respect these fetishized institutional divisions and deploys both economic and political power to advance its particular or general interests. Per la borghesia, la risoluzione di questa contraddizione impone che, primo, le lotte economiche con i subalterni siano limitate alle lotte politiche, alle lotte economico-imprenditoriali sui salari, sulla durata e l'intensità della giornata lavorativa, sulle condizioni lavorative, sull'introduzione di nuove tecniche di produzione e distribuzione, sugli oneri sociali del lavoro, eccetera. E che secondo le lotte politiche con i subalterni siano circoscritte nel perimetro della competizione elettorale fondata sul suffragio universale, sulla cittadinanza individuale, sugli sforzi di definire l'illusorio interesse generale. Laddove le classi subalterne ricorrano a scioperi generali per contrastare il potere statale o utilizzare il potere statale per far progredire l'emancipazione sociale, questo sfiderebbe l'egemonia borghese e solleciterebbe gli sforzi della borghesia per organizzare un'azione economica e politica tesa a mettere in questione le regole del capitale. Ma la borghesia è meno propensa a rispettare tali separazioni istituzionali feticizzate e tende a dispiegare il suo potere, sia economico che politico, nel perorare i propri interessi particolari o generali. This suggests that there are three kinds of class struggle in capitalist social formations. First, struggles to secure advantage within distinct but reified or fetishized social forms, including the economic and political spheres. Secondly, struggles outside these forms that modify the balance of forces in the first type of struggle, for example, within or beyond the interstices of civil society, as Gramsci rather than Marx or Hegel would define it. And thirdly, struggles to reproduce these forms in the face of efforts to overturn or replace them, which normally depends on hegemony protected by the armor of coercion, but may, in exceptional conditions, involve an open war of class struggle. Questo indica che sono tre i tipi di lotta di classe nelle formazioni sociali capitalistiche. Primo, lotte per assicurare vantaggi all'interno di alcune specifiche, anche se reificate o feticizzate, forme sociali, fra cui la sfera economica e quella politica. Secondo, lotte all'esterno di queste forme per modificare l'equilibrio di forze nelle lotte del primo tipo, ad esempio fra le zone interstiziali della società civile, come le avrebbe definite Gramsci più che Hegel o Marx. Terzo, lotte per perpetuare tali forme a dispetto degli sforzi di sovvertirle o sostituirle, lotte che normalmente s'affidano all'egemonia protetta dalla corazza della coercizione, è una citazione di Gramsci, ma che in casi eccezionali possono condurre a scatenare una guerra aperta di lotte sociali. I now turn to the relations among social forms, class struggle,
and the logic of capital, the existence of the economic law of motion of modern society depends on the tendential reproduction of the social forms from which they emerge and within which they work their effects. Where the forms break down, the laws break down. Mi rivolgo ora alle relazioni fra forme sociali, lotta di classe e logica del capitale. L'esistenza di leggi economiche del movimento della società moderna dipende dalla riproduzione tendenziale delle forme sociali dalle quali esse emergono e all'interno delle quali producono i loro effetti. Se le forme dovessero crollare, crollerebbero anche le leggi. In short, an integral analysis of the capitalist mode of production and bourgeois social formations requires moving beyond one-sided or abstract analyses of the capital relation. Class struggle is one-sided, it fails to answer the crucial question. The crucial question for Marx was not what kind of labor creates value, but what kind of labor creates surplus value. And this requires an examination of the historical specificity of the capitalist mode of production. In sintesi, un'analisi completa del modo di produzione capitalistico e delle formazioni sociali borghesi necessita che si vada oltre le analisi unilaterali o astratte dei rapporti del capitale. La lotta di classe è unilaterale se non riesce a rispondere alla questione fondamentale, che secondo Marx non era relativa a quale tipo di lavoro crei valore, ma a quale tipo di lavoro crei plus valore. E questo richiede un esame della specificità storica del modo di produzione capitalistico. A focus on the logic of capital, as if it were a self-reproducing totality, fails because it does not recognize the laws of accumulation are realized only to the extent that the forms and institutions in which they emerge are themselves reproduced. This depends on the balance of class forces concerned to reproduce, resist, or overthrow them, and to overcome the many successive barriers to capital accumulation. Concentrarsi sulla logica del capitale, come se questa fosse una totalità che si autoriproduce, manca il bersaglio, perché non riconosce che le leggi dell'accumulazione del capitale si danno solo nella misura in cui le forme e le istituzioni in cui emergono sono a loro volta esse stesse riprodotte. Questo dipende dall'equilibrio di forza delle classi interessate a preservarle, a resistervi o a sovvertirle, nonché a superare i successivi numerosi ostacoli che si frappongono all'accumulazione del capitale. And a focus on forms must recognize they embody multiple structural contradictions and generate associated strategic dilemmas. These dilemmas can be approached in different ways by different sets of actors. If this is ignored, then we have empty formulae without substantive content. Marx combines all three perspectives in his critique of capitalist political economy, and if he had realized his six-book plan, for capital or a similar plan, he would have taken this analysis beyond capital, labor, and land to include the state, foreign trade, and the world market and crises in a much more comprehensive analysis than reading capital alone could ever reveal. Per concentrarsi sulle forme, si deve capire che esse incarnano molteplici contraddizioni strutturali che creano di conseguenza dei dilemmi strategici. Sono dilemmi che possono essere affrontati in modi diversi dai diversi gruppi di attori. Se si trascura questo aspetto, ci si ritrova con formule vuote, prive di contenuti sostantivi. Marx, nella sua critica all'economia politica del capitale, ha tenuto insieme tutte e tre le summenzionate prospettive e se fosse riuscito a tener fede al suo progetto, che prevedeva che il capitale venisse diviso in sei libri, avrebbe condotto la sua analisi al di là del capitale, del lavoro e della terra, per includervi lo Stato, il commercio estero, il mercato globale e le crisi, in un modo ben più esaustivo di quanto la lettura del capitale così com'è non lascia intendere. Grazie. Thanks very much to Bob Jessop for his insightful contribution on the historical specificity of capitalist mode of production,
on the logic of capital and on many other topics that we will be discussing in the following days and later in the question and answer. Thanks also for being on time. E grazie anche a Lorenzo Sabetta per il suo eccellente lavoro. E non ho bisogno di introdurre Maurizio Iacono, professore ordinario di storia della filosofia qui all'Università di Pisa. Il suo ultimo libro, forse neanche l'ultimo perché poi ne ha fatto un altro poco dopo, ma comunque uno dei suoi ultimi libri si chiama Studi su Marx, ETS 2018. 20 minuti a Maurizio, grazie. Sì, grazie. Non partirò da Marx, ma parto da un autore contemporaneo a Marx, Gustave Flaubert, perché Flaubert cominciò a scrivere quel capolavoro che è Bouvard et Pécuchet nel 1872 e continuò a lavorarvi fino alla fine della sua vita. In un passo egli ci parla dei cosiddetti tavoli danzanti, che a quell'epoca impazzavano in tutto il mondo, evocando spiriti e fantasmi. Non molto tempo prima, Karl Marx aveva pubblicato il primo libro del Capitale, 1867, dove il tavolo danzante era già entrato in scena per presentare la merce e il suo carattere di feticcio. Come fa notare Derrida, quando Marx parla nel Capitale del feticismo delle merci e evoca il tavolo danzante delle sedute spiritiche che a quel tempo andavano di moda in tutto il mondo, usa il termine entrare in scena. Un tavolo è un tavolo quando è valore d'uso ed è fatto di legno, una materia che prende forma di tavolo, si trasforma restando legno. Scrive Derrida, Marx deve ricorrere al linguaggio teatrale e descrivere l'apparizione della merce appunto come entrata in scena. E deve descrivere il tavolo che balla, certo, durante una seduta spiritica, ma anche come una silhouette fantomale, la raffigurazione di un attore o di un ballerino. Quando Marx dice del tavolo in quanto merce che è sensibilmente sovrasensibile, mettendo l'accento sul sensibilmente, pone l'accento appunto sulla materialità, cioè su un referente che non è un originale, ma un supporto corporeo. Non è uno spettro e neanche un simulacro. È la forma tavolo, l'immagine tavolo, che pur avendo una forma immateriale, che è il suo essere valore di scambio, ha un contenuto materiale, fosse anche il silicio che permette di produrre i pixel di un tavolo virtuale. È sovrasensibile perché il tavolo è un valore di scambio, cioè una relazione sociale immateriale che assume la duplice faccia dell'economico e dell'estetico. Nella merce, dunque, l'immaterialità delle relazioni umane e sociali si presenta come relazione di scambio. Un oggetto, appunto, è merce in quanto sensibilmente sovrasensibile. Ora, la merce, rappresentando l'oggetto che avrà un uso, eccede la realtà mentre la rappresenta. Questo eccesso è il fatto che le relazioni sociali incorporate nello scambio si presentano come qualità dell'oggetto stesso, il suo valore economico appunto e il suo valore estetico, il visibile e l'invisibile. Nella merce la capacità di scambio è visibile, mentre il fatto che l'oggetto che la costituisce sia il risultato del lavoro sociale, della cooperazione degli uomini, di un processo collettivo, resta invisibile. E tuttavia non si può immaginare una merce senza l'oggetto che costituisce, e l'oggetto che la costituisce è, come detto, il risultato della cooperazione, del lavoro sociale. Perfino quando si va a comprare il burro al supermercato, per quanto si possa essere attratti dal colore o dalla forma della carta che lo avvolge o della scatola che lo conserva, il burro, in quanto tale, cioè in quanto valore d'uso, deve rimanere quella cosa commestibile e gradevole che è il prodotto del sapere storico e sociale e del lavoro sociale e cooperativo. E quando lo assaporiamo e lo usiamo per condimento, ci dimentichiamo del sapere storico-sociale e del lavoro sociale e cooperativo che è in esso incorporato e congelato. L'immateriale relazione di scambio che ce lo fa acquistare e consumare con l'eccesso della sua rappresentazione provoca l'oblio della sua storia, sostituendola con il suo offrirsi nella scena del supermercato in una dimensione estetizzante. Ora, che un oggetto abbia un valore estetico è importante,
E fu ciò che non compresero, per esempio, i cosiddetti socialismi reali. Ma il postmoderno ha puntato a rendere questo eccesso di rappresentazione non solo un fatto estetico, ma anche autoreferenziale. Le relazioni, dice Marx, appaiono come quel che sono. Rapporti di cose fra persone e rapporti sociali fra cose. Le merci dunque non occultano nulla, non vi è nessun mondo rovesciato, non vi è un'essenza nascosta dietro l'apparenza ingannevole, ma non vi è neppure il simulacro, una copia senza originale, una rappresentazione senza referente. L'oggetto non è scomparso, ma diventato merce si è separato dal processo lavorativo che lo ha prodotto e che è appunto il risultato della cooperazione, quella che Marx ha chiamato la facoltà della specie umana, capace di far superare agli uomini i loro limiti individuali, ma la cui forza è diventata il mezzo più potente dello sfruttamento capitalistico. Entrando in scena, nei negozi, nelle esposizioni universali, nei grandi magazzini, nei supermercati, nei mall, la merce fa scomparire la cooperazione come forza sociale del lavoro. Alla fine, noi la ritroviamo altrove, cioè riproporsi nel non lavoro, nel volontariato o all'incontrario, nella parte negativa, nelle forme corporative che fondano la loro unità contro l'altro, il nemico, il cattivo. È contro questo occultamento che si pone il problema della riappropriazione del lavoro cooperativo. Il postmoderno ha creduto al simulacro, alla copia senza originale, alla rappresentazione senza referente, all'autoreferenzialità, al narcisismo dell'immagine. Fu una risposta forse necessaria alle aporie del moderno, ma dal punto di vista del lavoro cooperativo e sociale, il fatto che si sia passati dalla centralità del dispotismo di fabbrica alla frammentazione del dispotismo aziendale cambia certamente la sostanza politica della lotta contro lo sfruttamento e il modo di organizzarlo, ma non il fatto che la cooperazione resta la forma fondamentale del lavoro e della produzione. I mutamenti tecnologici possono mutare le forme e i modi della cooperazione, ma non possono annullarli. Solo in una società basata sul profitto, sullo sfruttamento e sull'individualismo si pone il problema del conflitto tecnologia uomo e dell'espulsione della forza lavoro sostituita dalle macchine. Come aveva osservato Marx, l'industria moderna, essendo capace di rivoluzionare la sua base tecnologica, cito, rivoluziona con altrettanta costanza la divisione del lavoro entro la società e getta incessantemente masse di capitale e masse di operai da una branca della produzione all'altra. Quindi, la natura della grande industria porta con sé variazione del lavoro, fluidità delle funzioni, mobilità dell'operaio in tutti i sensi. Dall'altra parte, essa riproduce l'antica divisione del lavoro con le sue particolarità ossificate, ma nella sua forma capitalistica. Si è visto come questa contraddizione assoluta elimini ogni tranquillità, solidità e sicurezza delle condizioni di vita dell'operaio e minacci sempre di fargli saltare di mano, col mezzo di lavoro, il mezzo di sussistenza e di rendere superfluo l'operaio stesso rendendo superflua la sua funzione parziale. E come questa contraddizione si sfoghi nell'olocausto ininterrotto della classe operaia, nello sperpero più sfrenato delle energie lavorative e nelle devastazioni derivanti dall'anarchia sociale. Una situazione che si è riprodotta con l'affermazione del neoliberismo a partire dagli anni Ottanta, probabilmente, del Novecento. Mentre la merce da spettacolo di sé nel teatro dei mercati del mondo, il lavoro sociale che le ha prodotte scompare nelle luci della rappresentazione. Ma la merce è un'attrice che entra in scena e che, come tale, cerca di far sì che il personaggio, l'oggetto merce, annulli l'autore, il lavoro congelato in esso, frutto della cooperazione. Un'epoca dell'apparente fine delle grandi narrazioni che, secondo Lyotard, caratterizza la condizione postmoderna, nell'epoca di questa apparente fine, le merci, per dirla con Vico, sono narrazioni vere. Cioè nel loro mostrarsi seduttive e accattivanti, come i miti, ci dicono qualcosa di vero e appaiono come quel che sono esattamente come personaggi in scena, cioè ambivalenti, attori e personaggi che a differenza di quelli di Pirandello non cercano l'autore, ma anzi lo vogliono nascondere e far dimenticare. La confusione feticistica fra persone e cose corrisponde alla confusione fra cooperazione e spettacolo. Nella cooperazione si opera attivamente, nello spettacolo si assiste passivamente.
La riduzione della politica a spettacolo è il frutto della confusione, a mio parere feticistica, fra cose e persone. Naturalmente sto semplificando e schematizzando. È chiaro che vi sono forme di spettacolo dove lo spettatore è attivo, oppure dove si può essere al contempo attore e spettatore, ma la tendenza dominante del sistema capitalistico, dove la merce entra in scena, è la condizione del prigioniero nella caverna di Platone, spettatore isolato e incatenato. L'ideale dell'audience moderna è lo stare isolati nel buio, anche quando si è connessi. Al cinema, come a teatro, la presenza del pubblico, gli spettatori, implica la solitudine nella folla. Dentro la sala, gli spettatori sono insieme ma soli, e così pure chi guarda un film da un computer o da un tablet è solo, anche se collegato. Al cinema siamo impegnati in una visione individuale, siamo sì in mezzo agli altri, ma soli in una sala buia, che può essere in un luogo che raccoglie molti spettatori seduti, oppure in una stanza che raccoglie molti spettatori immaginati. Ma l'essere soli in mezzo agli altri, anche immaginati, non fa né comunità, né collettività, né cooperazione. Comporta invece individui isolati che, a partire dall'invenzione quattrocentesca del quadro e della prospettiva lineare, divennero gli spettatori di quelle finestre albertiane che furono poi il teatro di Palladio, il cinema, la televisione, il computer, il tablet, lo smartphone. La solitudine naturalmente è necessaria, non è questo, però è sempre una condizione, come dire, necessaria, ma non per una vita buona, ma non sufficiente. Per questo è importante, a mio parere, distinguere concettualmente fra pubblico, audience, da un lato, e comunità, collettività, cooperazione. La merce cerca un pubblico, ma è il risultato di una cooperazione. Le contraddizioni fra valore di scambio e valore d'uso, fra merce e lavoro, vivono dell'antinomia fra audience e cooperazione, tra spettatori che non riescono a diventare attori e attori che non vogliono essere spettatori. Come vico per i miti, le merci, come si è detto, sono narrazioni vere, cioè modi di rappresentare tra le cui maglie si trova il vero. Gli dèi dell'Iliade e dell'Odissea sono deformazioni degli uomini e proprio per questo raccontano delle verità sugli uomini. È per questo che Marx, per determinare il carattere di feticcio della merce, rifiuta l'analogia della camera oscura e fa riferimento alla religione come modo di deformare la realtà, così come gli dèi dell'Iliade e dell'Odissea. Si tratta di una questione non ideologica, ma cognitiva. La verità è nelle trame dell'apparenza, l'invisibile che si trova nel visibile. Rendere visibile, scriveva il pittore Paul Klee, si rende visibile ciò che non si vede all'interno del visibile stesso e nelle relazioni che simultaneamente si intrecciano in tutte le dimensioni. Non si dà un solo punto di vista. Era questo che voleva dire Cézanne, e che hanno colto Giacometti, Delaunay e, fra i filosofi, Merleau-Ponty. Come dice il signor Palomar, di Calvino, solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose ci si può spingere a cercare quel che c'è sotto, ma la superficie delle cose è inesauribile. Per questo l'invisibile va cercato non lontano, non altrove, ma, come ha fatto Cézanne con la sua montagna, nelle trame della superficie, perché appunto esso sta nelle reti del visibile, così come lo sfruttamento sta nelle trame della merce e della sua visibilità. E noi, come uno spettatore che si perde nello spettacolo confondendo l'inganno con l'illusione e abbandonando le trame di verità che vi sono in quest'ultima, lo dimentichiamo tutte le volte che andiamo a comprare una merce. Il neoliberismo è riuscito con Tina, non c'è alternativa, there is no alternative, a toglierci un futuro che non sia il presente, e con i mutamenti tecnologici e soprattutto con il cambiamento dell'organizzazione del lavoro a far sparire il significato della forza cooperativa del lavoro. Frammentazione delle aziende, microfisica del loro potere dispotico, ideologia dell'individuo imprenditore di se stesso, applicazione del modello aziendale nelle scuole, nelle università, nei sistemi sanitari e nelle istituzioni, smantellamento dello Stato sociale, imposizione della precarietà nel lavoro a cui si accompagna il senso estetico di una vita che vuole fermare il tempo in quanto non ha futuro né passato, illudendosi che il presente si identifichi con l'eternità. Tutto questo che Mark Fisher, mutuandolo da altri, ha definito un realismo capitalista, porta nel neoliberismo postmoderno alle estreme conseguenze ciò che Marx
aveva già sottolineato quando, parlando dell'individuo borghese del XVIII secolo, lo descriveva come colui il quale tendeva a considerare e a trattare la società come mezzo per i suoi fini privati. Una visione che privilegia i pochi e punisce i molti e che dentro un'immagine di libertà come rottura di vincoli, e fu storicamente necessario spezzare i vincoli del passato, porta allo sfruttamento, alle diseguaglianze, a lasciare dietro le quinte quella forza cooperativa che la facoltà della specie umana è diventata il mezzo più efficace di sfruttamento. Quando negli anni Ottanta si cominciò a parlare di globalizzazione, si diffuse e divenne dominante una determinata visione del mondo. In essa c'era posto per l'abbassamento dei salari, per il ritorno verso forme occulte di schiavitù, per la discriminazione delle donne, per la ridislocazione in vari angoli del pianeta della produzione, per guerre fatte in nome dell'umanità, per l'idolatria e l'onnipotenza dei cosiddetti manager, per le speculazioni bancarie, per un indebolimento dei valori morali e sociali in nome dell'efficienza e del realismo, per la selvaggia occupazione privata di tutto ciò che era pubblico, per la fine della responsabilità sociale, per la trasformazione dei sistemi sanitari, scolastici, universitari in aziende che si dimenticano degli uomini perché troppo tese a far crescere il PIL. Vi fu posto anche per il precariato, che da spiacevole fase transitoria dell'esistenza divenne in silenzio condizione permanente. Una destra aggressiva impose di fatto l'idea di precarietà come condizione permanente del lavoro e una sinistra ormai esangue che si vergognava di se stessa e andava in cerca di servili riconoscimenti imprenditoriali e manageriali, di fatto la accettò chiamandola flessibilità. Che cos'è la flessibilità? In teoria è un'ottima cosa, poter cambiare lavoro senza sentirsi prigioniero della ripetitività quotidiana dei gesti e dei comportamenti, essere svincolati dal lavoro fisso che condiziona tutta una vita, ottenere piena libertà nelle scelte. Apparentemente un mondo meraviglioso, ma la flessibilità ha un lato demoniaco, la precarietà. Dover cambiare lavoro in base alle fluttuazioni del mercato, essere condizionati per tutta la vita dalla mancanza di impiego fisso, non avere alcuna libertà nelle scelte. La precarietà non soltanto dà insicurezza rispetto al lavoro e al futuro, ma alla lunga tende a piegare il senso di orgoglio e di dignità delle persone, poiché esse sono sempre ricattabili fino al punto che la loro volontà si disperde e la loro autonomia si dissolve. Il vero problema è il fatto che la precarietà, da condizione transitoria dell'esistenza, è diventata, come già detto, condizione permanente in un mondo dove ogni speranza per il futuro, ma anche ogni rabbia per il presente, che sta offendendo la dignità e l'orgoglio, non riescono a trovare né spazi né valori collettivi. Ogni senso critico resta privato e si dissolve nell'autoinganno indotto dall'oscillare mediatico tra la falsa euforia prodotta dalla pubblicità di un mondo che non c'è e lo spettacolo di corruzione, di immoralità e di egoismo a cui assistiamo tutti i giorni, ma che vediamo alla TV come dal buco della serratura, dall'altra parte in silenzio. Il crescere delle diseguaglianze e la retorica ben riuscita della precarietà rappresentano l'altra faccia della cooperazione, quella, come si è detto, dove una facoltà caratteristica della specie umana diventa lo strumento più efficace dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Per questo è importante che donne e uomini, a mio parere, si riappropriino dell'organizzazione cooperativa del lavoro e in quanto personaggi in un gioco teatrale che ha nascosto gli autori, li trovino e, avendoli trovati, si rendano conto alla fine che gli autori sono loro stessi. Quando nella caverna di Saramago Cipriano Algor, il vasaio che deve fare i conti con gli effetti della globalizzazione del mercato, arriva alla fine della caverna, chiede al suo genero: «Sai cos'è?» «Sì, ho letto qualcosa in passato», rispose Marshall, il genero. «E dunque saprai che quello che c'è lì, essendo ciò che è, non ha realtà, non può essere reale. Lo so, eppure io ho toccato con questa mano la fronte di una di quelle donne. Non è stata un'illusione, non è stato un sogno. Se ci tornassi ora, troverei gli stessi tre uomini e le stesse tre donne, le stesse corde che li legavano, la stessa panchina di pietra, la stessa parete davanti». Alla fine, raccontando l'esperienza della caverna alla figlia, che aveva chiesto «Chi sono quelle persone?», Cipriano rispose: «Siamo noi». «Cosa volete dire?» chiede la figlia. «Che siamo noi, io, tu, Marsa, tutto il centro, probabilmente il mondo». Dopo essere arrivati a questa consapevolezza distopica,
potrebbero guardare poi oltre la parete per cercare le possibilità di un futuro alternativo. Potrebbero scoprire così che, stando insieme e cooperando, come i suonatori della musica jazz, dove lo stare insieme si arricchisce delle diversità individuali di ciascuno, non sono più spettatori passivi, burattini, prigionieri della caverna, isolati e connessi, ma loro stessi gli autori di un dramma che ha per temi l'eguaglianza e la dignità. Ma prima di poter fare ciò, bisogna tornare a Flaubert e ai suoi tavoli danzanti, così di moda in perfetta simbiosi con l'ideologia del progresso e del sapere positivo, scientifico e tecnologico del XIX secolo. Egli scrive: «In tutta Europa, in America, in Australia, nelle Indie, milioni di mortali passavano la loro vita a far muovere tavoli e si scopriva il modo di far diventare profeti i canarini, di dare concerti senza strumenti, di corrispondere per mezzo di lumache. La stampa, proponendo seriamente al pubblico queste panzane, lo confermava nella sua credulità». Argomento del romanzo di Flaubert è la bêtise, la stupidità e con essa la credulità. Il primo passo per criticare il feticismo della merce e non scambiare le persone con le cose potrebbe e dovrebbe essere la critica della bêtise umana, che Flaubert vedeva avanzare a fianco della scienza e della tecnologia. Ma cos'è la bêtise? È, come dice Kundera, il non pensiero del conformismo e dei luoghi comuni che oggi viene sempre più rafforzato dalla complicità dei mass media e dei social. Il primo passo per ripensare un'alternativa è la critica della bêtise, che oggi purtroppo quasi tutta la politica, non riuscendo a uscire dalla condizione di minorità culturale e mentale a cui la condannano il conformismo e i luoghi comuni del neoliberismo, tende ad accettare e ad introiettare nell'affanosa ricerca di un consesso immediato. La scoperta flaubertiana, scrive Milan Kundera nel 1985, quando il neoliberismo cominciava a imporsi, è più importante per il futuro del mondo che non le idee più sconvolgenti di Marx o di Freud, perché è possibile immaginare il futuro senza la lotta di classe o senza la psicoanalisi, ma non si può immaginare senza l'ascesa irresistibile dei luoghi comuni, i quali, iscritti nei computer, diffusi dai mass media, rischiano di diventare in breve tempo una forza che schiaccerà ogni pensiero originale individuale e soffocherà così l'essenza della cultura europea dei tempi moderni. Ora, io penso che, concludo, per ritornare a un pensiero critico, una ricerca che non resti chiusa in se stessa, credo che dobbiamo partire da qui. Per ripensare l'alternativa, io credo che bisogna tornare alla critica. Grazie. Grazie a Maurizio per la sua interessantissima relazione attraverso la quale ci ha fatto viaggiare tra diversi mondi, discipline, sulle spalle di molti giganti, non solo di Marx, e su tematiche tanto vecchie quanto attuali, merce, oggi flessibilità. E adesso do la parola per l'ultimo intervento, prima di aprire la nostra discussione, a Maurizio Landini, che è segretario generale della CGIL, è stato segretario nazionale della FIOM dal 2010 al 2017 e anche autore del libro Forza Lavoro, pubblicato dalla Feltrinelli nel 2013. Volevo ringraziare particolarmente Maurizio per aver accettato il nostro invito, perché noi non volevamo fare una conferenza chiusa nel fortino degli specialismi dell'università, ma volevamo fare un dialogo aperto ai conflitti, anche alle debolezze, ai limiti del movimento dei lavoratori contemporanei. Quindi davvero moltissime grazie per essere stato qui con noi, Maurizio. Grazie. Grazie. Io ringrazio voi. Ringrazio voi per avermi invitato e per avermi offerto questa occasione così prestigiosa e importante di dire alcune cose. Il titolo, diciamo così, degli argomenti, dei temi che mi erano stati indicati, che sono impegnativi, sono il lavoro nel capitalismo globalizzato
e per una nuova internazionale. Consentitemi una battuta, io l'intervento che faccio, le cose che dirò, sono frutto della mia esperienza sindacale, no? E quindi della mia esperienza lavorativa. La battuta che volevo fare è questa, che nella mia esperienza di vita lavorativa, fino ad arrivare a impegnarmi poi nel sindacato, prima di conoscere Marx ho conosciuto lo sfruttamento, no? Cioè ho conosciuto il lavoro, ho conosciuto le condizioni, quindi la mia è stata una formazione, chiamiamola così, anche sul campo, no? Uno dovrebbe dire la mia università sono stati i luoghi di lavoro, il sindacato è stato tentare di affrontare dei problemi, a volte bene, a volte male, ma lo dico da questo punto di vista perché un primo tema che mi viene da riflettere è questo. Se si va a vedere quando è stata fatta la prima assemblea, siamo nel 1864 a Londra, in cui circa 2000 persone, lavoratori, si riuniscono per discutere dei loro problemi e da cui poi dà vita una iniziativa che porterà poi anche al congresso per la prima internazionale del lavoro e tutto il resto, uno degli oggetti per cui quei lavoratori lì si riuniscono è impedire che ci fosse un'importazione di manodopera dall'estero che sostituisse quei lavoratori lì quando si operavano. Se voi ci pensate, non è un tema che oggi non esiste. E da un certo punto di vista sei anche di fronte al fatto che in quell'assemblea lì, e poi se pensi anche alla prima assemblea che poi dà vita all'internazionale, in realtà ci sono soggetti, esperienze, culture diversissime tra di loro che si incontrano, di cui Marx, da quello che ho letto, rappresenta una piccola parte di quel mondo. E anche questa è una cosa importante, un elemento di riflessione, di come, cioè, fin da allora il tema è proprio quello di unire tanti soggetti diversi e tante culture diverse che si pongono il problema di tutelare o di avere dei diritti nel momento che lavorano. Perché qui c'è un punto di fondo, e cioè il tema è il lavoro e quanto è importante il lavoro nella vita delle persone. E da un certo punto di vista, se voi ci pensate un attimo, il lavoro è e rimane, io credo, e qui c'è un punto, un elemento fondamentale per la vita di ognuno di noi. Del resto, se voi ci pensate, quando incontri qualcuno, dopo avergli chiesto come ti chiami, generalmente la seconda domanda che gli fai è cosa fai, no? Che lavoro fai. Perché il lavoro naturalmente è quello che ti dà anche un'identità e soprattutto potersi realizzare nel lavoro che si fa. Qui c'è l'altro punto di fondo. Questo è l'elemento che ti dà la libertà e ti dà la possibilità di realizzarti, perché non solo ti realizzi, ma tu entri anche in relazione con gli altri e quindi sei anche in grado di costruire quei legami che permettono poi di affrontare una cosa. E se ci pensate, una delle prime battaglie o delle lotte che poi hanno sancito anche la storia del movimento dei lavoratori, del movimento operaio in tutte le sue forme, tra l'altro nasce proprio nel 1866, qualche anno dopo, pur partendo come prima esperienza dagli Stati Uniti, non a caso da lì parte poi il primo maggio, e lo strumento con cui comunque i lavoratori agiscono per tentare di definire i suoi diritti, fin da allora lo sciopero, poi gli sparano anche, li ammazzano, perché la storia è fatta anche di queste cose, cioè la conquista dei diritti è stata anche una conquista legata a rapporti di forze, a scontri, a conflitti molto pesanti. È proprio il primo maggio che nasce da un punto, però. La rivendicazione su cui poi diventa importante è il tempo, perché la rivendicazione con cui nasce il primo maggio è la famosa 8 ore per lavorare, 8 ore per riposare, 8 ore per svagarsi, si diceva, comunque per vivere non solo di lavoro. E quella è, da un certo punto di vista, una parola d'ordine che assume un valore internazionale
e se lo guardi, tenete conto che allora si facevano 16 ore al giorno, non 8, e si lavorava 7 giorni alla settimana, non 5. E da un certo punto di vista, se io la guardo in Italia, tu la conquista delle 8 ore di lavoro e delle 40 ore settimanali come orario di vita e di lavoro retribuito, lo conquisti nel 1969, col contratto nazionale, allora di metalmeccanici, ma coi contratti nazionali di quegli anni. Quindi se ci pensate, da un obiettivo che in realtà non pone solo un problema di tutela, diciamo così, dei diritti di chi lavora, ma intreccia già da allora un'idea di tutela della vita delle persone dentro e fuori dai luoghi di lavoro, e quindi che collega la rivendicazione sindacale della condizione non solo alla tua condizione dentro al luogo di lavoro, ma alla tua condizione di cittadino anche fuori dal luogo di lavoro, e che quindi pone un problema non solo di cambiamento delle condizioni dentro i luoghi di lavoro, ma pone un problema anche di modello sociale, di cambiamento di ruolo del lavoro delle persone anche nella società. E questo io credo sia un punto, da un certo punto di vista, molto importante, no? Uno, l'attenzione alle condizioni di vita delle persone, punto da cui devi partire. Dall'altro, una questione che per portare a casa un obiettivo deve diventare un obiettivo internazionale di tutto il mondo del lavoro, e cioè per evitare che ci sia una competizione. Quindi l'importanza della costruzione di un punto di vista non solo unitario in un paese, ma internazionale del mondo del lavoro, se vuoi incidere sui rapporti. E da un certo punto di vista, naturalmente, il fatto che in questo contesto oggi riflettere su qual è oggi la condizione di lavoro, affrontando anche questi temi molto banali, secondo me ci deve portare ad alcune riflessioni, no? Se uno ragiona cos'è oggi il lavoro, quali sono i rapporti tra le persone che lavorano nello stesso paese e tra paesi, perché da un certo punto di vista poi capitalismi sono tanti, ce n'è più di uno, non c'è un solo capitalismo, no? Ma mentre da un certo punto di vista noi siamo di fronte al fatto che il capitalismo e la finanza, o il capitalismo finanziario, prendetelo come volete, si è globalizzato da un certo punto di vista, forse noi siamo di fronte al fatto che oggi il lavoro in molti casi non è neanche locale, non solo non è globale, non solo non c'è un punto di vista comune del lavoro, qui si diceva di un punto di vista anche critico. Tu oggi sei di fronte, almeno questo è l'elemento che io vedo, per la mia esperienza, io un livello di divisione, di frantumazione e di competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, alto come adesso, io non l'ho mai visto. Perché questo livello di competizione non è solo dentro allo stesso luogo di lavoro, nello stesso paese, ma anche tra paesi. E da un certo punto di vista, mentre c'è chi ha un punto di vista generale, appunto la finanza, la centralità, se noi proviamo a pensare da un certo punto di vista, noi siamo di fronte ad una concentrazione del potere in mano a pochi che non ha precedenti. E dall'altra parte siamo di fronte al fatto che il numero di persone che per vivere ha bisogno di lavorare è uno degli effetti della globalizzazione, non è mai stato grande come adesso. E da un certo punto di vista sei di fronte al fatto che proprio per questo il valore del lavoro non è mai stato basso come adesso, perché c'è stata anche una svalorizzazione del lavoro ed una competizione nel lavoro. Le delocalizzazioni del resto questo indicano come tema, e quindi che rendono molto più difficile, non lo faccio per difendere il lavoro del sindacalista, ma rendono molto più difficile unire i lavoratori e avere anche una forza che sia in grado di agire sostanzialmente in questa direzione. Perché lo dico banalmente, quando un'impresa può dire, o un imprenditore o un datore di lavoro, chiamatelo come volete, può dire a una persona che lavora per sé: o accetti quella condizione lì, o fuori dalla porta ce ne sono altri 10 che a un euro in meno di te accettano qualsiasi condizione, è evidente che noi siamo di fronte ad un problema, no, di debolezza, di difficoltà, e da un certo punto di vista del fatto che, a proposito di pensiero e di valori, ha prevalso in termini generali non il lavoro e la persona come un elemento centrale a cui vincolare anche altre scelte, ma
in questo caso si è affermato il mercato, si è affermato il profitto e il lavoro messo in quei termini lì torna ad essere una pura merce che può essere comprata e venduta come qualsiasi altro pezzo. E se noi ragioniamo oggi, se guardiamo cos'è il lavoro oggi, io penso che questo è uno dei punti di riflessione anche per poi ragionare su cosa fare, su cosa mettere in campo. Lo dico perché, ad esempio, noi nel nostro paese, e questo vale anche in altre nazioni d'Europa, ma nel nostro paese in particolare, noi addirittura abbiamo una Costituzione che dice che la nostra dovrebbe essere una Repubblica Democratica fondata sul lavoro e che in un qualche modo quindi il lavoro dovrebbe essere un diritto quasi costituzionalmente riconosciuto come elemento di possibilità di realizzazione. Oggi in realtà, se ci pensiamo, questo in molti casi è un diritto un po' negato, sia se guardo nei modi tradizionali di lavoro, sia se vado anche nelle nuove forme di lavoro con cui oggi le persone sono chiamate a lavorare anche con l'uso di nuove tecnologie e con forme sostanzialmente anche più avanzate. Sia perché si è determinata una legislazione, questo è venuto avanti anche in Europa, Europa che per certi versi e per un certo periodo ha svolto una funzione molto avanzata in termini non certamente di superamento del capitalismo, ma sicuramente di compromesso molto avanzato tra il lavoro e il capitale in termini di diritti, di nascita dello Stato sociale, di mediazione tra gli interessi del lavoro e gli interessi delle imprese. Sicuramente oggi noi siamo di fronte ad un processo legato anche al tipo di legislazione che è venuta avanti. Questo è avvenuto in Italia, è avvenuto in Francia, è avvenuto in Germania, è avvenuto in Spagna, se guardiamo l'Europa, ma la stessa cosa in giro per il mondo, vi posso assicurare, nelle riunioni sindacali a volte internazionali che fai, se tu ascolti e ti fermi un attimo ad ascoltare la descrizione di quello che succede nei singoli paesi, la parola che più viene associata alla condizione di lavoro è precarietà. In realtà oggi la precarietà nel lavoro e la precarietà della vita delle persone che lavorano è in realtà l'elemento più diffuso che in un qualche modo indica quella che è la condizione. E da un certo punto di vista questo elemento, che è stato anche determinato dai processi che sono avvenuti, la delocalizzazione sicuramente è una di queste cose. Quando un'impresa può tranquillamente decidere dove gli conviene di più collocare la propria attività lavorativa a seconda dei vantaggi fiscali, economici, oltre che contrattuali che ha, è chiaro che questo è un elemento. Ma se la ragione, e questo ha determinato in senso generale anche il prevalere dentro al capitalismo, tra i vari capitalismi, anche di un'idea a volte in cui a volte sta prevalendo anche l'idea un po' più autoritaria di gestione delle relazioni sindacali, no? Cioè, se la, fatemela dire così, se devo fare un confronto tra il cosiddetto capitalismo renano o capitalismo, se volete, un po' più europeo e il capitalismo anglosassone americano, sicuramente ha prevalso più il secondo rispetto al primo come elemento di ridisegno delle relazioni, del sistema di relazioni. E da questo, in questo contesto è chiaro che se la ragioni in senso generale, un altro tema con cui noi siamo chiamati a fare i conti è il fatto che questo processo è stato frutto di leggi, così come il fatto che la finanza che oggi comanda l'economia, perché questo è l'altro elemento che abbiamo nuovo con cui dover fare i conti, almeno per quello che a me sembra di aver capito, se mi confronto con quello che leggo, che ascolto e che sento di com'era il mondo 100-150 anni fa, è indubbio che oggi sei di fronte a questa condizione, che la finanza comanda l'economia e che l'economia, inteso secondo le regole della finanza, è quella che comanda anche la politica. E quindi tu hai una subordinazione non solo del lavoro, ma tu hai anche una subordinazione della politica alla finanza e a un determinato modello. Non a caso anche la possibilità che la moneta e i soldi possono liberamente circolare nel mondo per cercare quelli che sono i suoi paradisi fiscali è frutto di legislazioni fatte. E siamo al paradosso, se ci pensate, che mentre
la moneta può le monete possono liberamente circolare dove vogliono. Noi abbiamo dei fenomeni del nostro governo che addirittura pensano di chiudere i porti, ma se ci pensate, da un certo punto di vista il paradosso è che le persone non possono liberamente circolare, perché poi in alcuni casi sono anche clandestine, mentre il denaro, i soldi possono liberamente andare dove vogliono, anzi senza alcun controllo. E da questo punto di vista, se ci ragioniamo, siamo anche di fronte, io penso, ad una situazione in cui la concentrazione del potere in mano pochi e alla finanza e in questo caso alle multinazionali, come in questa fase, forse non c'è mai stato nella storia del mondo, penso. Non è che voglio esagerare, ma ho la sensazione che noi siamo di fronte a una cosa di questa natura. Ma qui, se la ragioniamo, penso che si ponga anche un'altra questione, no? E cioè, la dico forse un po' schematica, ma che così cerco di farmi capire meglio. Naturalmente nella storia, qui stiamo parlando anche di Marx, del marxismo, stiamo parlando quindi di quella che è la storia anche di un pensiero che poi ha dato vita anche al pensiero socialista, al pensiero comunista, bene o male, ad un processo di un certo tipo. Ecco, consentitemi questa valutazione. Io penso che noi dovremmo, se vogliamo fare i conti con quello che sta succedendo, avere però anche il coraggio di guardare la realtà per quello che è e sapere anche concretamente fare i conti con quello che è successo e con quello che è avvenuto. Perché qui io penso ci sia un limite, se volete, se ragiono sindacale, ma che forse va ragionato anche sul piano politico o sul piano anche delle storie, perché molto probabilmente, uso questo termine, la sinistra nelle sue varie espressioni che nella storia ha avuto, in questo caso io vedo di più la storia europeo-italiana che conosco meglio, ma sia che io richiami la sinistra in termini socialista, se io che richiami la sinistra in termini comunista, se io richiami la sinistra in termini socialdemocratica, io ho la sensazione che ognuno di questi termini oggi, soprattutto nella testa e nel rapporto con tante persone, oggi ha quasi esaurito la sua spinta propulsiva di trasformazione. Perché per molte persone e per molti giovani, vista la condizione di lavoro che vi ho detto prima, di precarietà, e visto che in molti casi le legislazioni che hanno favorito questo processo sono state anche da forze che si richiamavano in questa dimensione, in molti casi per tante persone la parola sinistra, a diversità forse di tanti di noi o della storia di noi, che indicava una speranza di cambiamento, in molti casi per tanti questa è una parola che anziché essere l'ipotesi di un cambiamento è una parte del problema che loro vivono determinato dalle condizioni che si sono realizzate. E questo non lo dico per parlare male di qualcuno, lo dico perché penso che qui, se l'affronto fino in fondo, c'è forse anche un elemento di riflessione da fare o di limite con cui fare i conti. Perché da un certo punto di vista, e qui non è una colpa di Marx, immagino io, anche perché sono cose che sono successe dopo che Marx non c'era più, e cioè una delle contraddizioni che io vedo, che sento e che da un certo punto di vista penso che sia una contraddizione che il sindacato o chi vuole ripartire dal lavoro come elemento di ridisegno anche del modello sociale delle relazioni dovrebbe farci i conti, è che l'idea che prima devi conquistare il potere e poi solo una volta che hai conquistato il potere ti poni il problema di trovare il modo che le persone possano davvero vivere in un modo diverso, realizzarsi nel lavoro che fanno e tutto il resto, questa è una di quelle contraddizioni che hai pagato pesantemente. Perché in realtà la condizione di vita e di lavoro, vi faccio un esempio, le catene di montaggio erano uguali quelle fatte in Russia come quelle fatte in Italia, non erano diverse. E i modelli di organizzazione non erano diversi. E lo dico perché venendo pure da un'esperienza, diciamo così, anche familiare di un certo tipo, all'inizio io sono cresciuto per un certo periodo che quando, cominciando a lavorare e vedendo le contraddizioni che vivevo, no, tutti mi spiegavano che c'era da aspettare
perché c'erano delle contraddizioni, ma c'era da aspettare un attimo perché un giorno, quando saremmo andati al potere noi, chissà cosa avremmo fatto. Io quel giorno lì non l'ho mai visto, non so come dire. E dall'altra parte ho visto e ho vissuto il fatto che la trasformazione nella vita quotidiana non si realizzava e neanche diventava un elemento con cui tu ti misuravi, sia rispetto alla condizione di lavoro, perché ritorno qui al punto, e qui c'è la contraddizione che forse bisogna affrontare in un modo nuovo, e la contraddizione è tra la libertà delle persone nel lavoro, perché io continuo a considerare che la vera lotta alla precarietà è la possibilità che le persone siano libere nel senso che si possano realizzare nel lavoro che fanno. E da un certo punto di vista, se voi ci pensate, la contraddizione è che invece tu, persona che lavori, non solo se sei un lavoratore a tempo indeterminato, anche se sei un lavoratore autonomo, come ti raccontano oggi che sei autonomo o sei una partita IVA, in realtà la contraddizione con cui tu continui a fare i conti è che tra la libertà nel lavoro e la possibilità di realizzarsi c'è un piccolo problema, che è il diritto di proprietà. E cioè che da un certo punto di vista chi ti organizza il lavoro sono altre persone come te, che però hanno rispetto a te il diritto di decidere come tu puoi lavorare o non lavorare. E guardate che questo a me sembra il tema che, se vuoi ricostruire anche un punto di vista del lavoro e se vuoi ricostruire le condizioni per una trasformazione del modello sociale, devi trovare il modo di ripartire da lì. Anche riconoscendo che molto probabilmente una delle ragioni che oggi ha portato non solo la caduta del muro, ma che ha portato a far vincere, pur con capitalismi diversi, ma ha portato a far vincere quella idea lì come idea di trasformazione del mondo, perché poi il capitalismo non è sempre uguale, ha anche una straordinaria capacità di trasformazione. È forse questo tema. E perché io penso che in realtà questo sia un problema da affrontare, perché il livello di diseguaglianze che la globalizzazione, che i modelli hanno prodotto, è talmente grande e il numero di persone, insisto, che per vivere ha bisogno di lavorare, è talmente grande che da un certo punto di vista torna ad essere decisiva la possibilità di ricostruire un punto di vista del lavoro. Ma questo vuol dire unificare le condizioni e i diritti, vuol dire riavere un'idea, ricostruire anche un'idea internazionale di obiettivi che in un qualche modo affrontino questa questione, e in un certo senso significa porsi di nuovo l'obiettivo di non rappresentare solo le condizioni di lavoro, ma di avere una dimensione generale. Se la dico da un punto di vista sindacale, per farmi capire, tu hai due modelli sindacali, banalizzando, ma che fanno i conti. Uno è un modello come quello che c'è stato in Italia o in Europa, ma l'Italia, pur con i suoi limiti, ha rappresentato un punto, e cioè in Italia c'è sempre stato un sindacato generale, confederale. Fin da quando nascono le Camere del Lavoro alla fine del 1800, la caratteristica del sindacalismo italiano è sempre stata quella di non essere un sindacato di mestiere o professionale, e quindi corporativo. Ma è sempre stata la volontà di essere un sindacato generale, cioè che rappresentava tutte le persone che lavoravano e che si poneva il problema non solo di rappresentarle dentro i luoghi di lavoro, ma di rappresentarla anche come cittadini fuori dai luoghi di lavoro, e quindi di essere anche un soggetto politico, non nel senso di sostituirsi ai partiti, ma nel senso di avere un'idea di trasformazione sociale che costruivi assieme alle persone che rappresentavi, e quindi in un'idea anche di autonomia del sindacato dai partiti, dai governi e dalle imprese, che li costruivi assieme agli uomini e le donne che sostanzialmente tu vuoi rappresentare. Mentre oggi il tentativo che c'è, quando si parla di disintermediazione, quando si parla di... siamo di fronte a un altro dato, e cioè se prendi il modello americano, è un modello di sindacato di mercato. Negli Stati Uniti, se uno proclama uno sciopero contro il governo, non può farlo, viene arrestato, non è previsto. E il sindacato esiste solo se sei dentro a quel luogo di lavoro lì e se rappresenti la maggioranza di quei lavoratori lì. Non esiste la possibilità di avere una confederazione sindacale. E oggi no, se sei un sindacato di mercato vuol dire che tu stai dentro le regole che il mercato ha messo. Non ti poni il problema, non dico di superare, trasformare tutto il mercato, ma neanche ti poni il problema di mettere dei vincoli sociali al mercato.
E da un certo punto di vista, oggi io credo che questo sia il tema. Perché ci sono alcune cose nuove? E lo dico. Perché noi abbiamo alcune contraddizioni, alcuni temi nuovi su cui agire che hanno queste caratteristiche. Uno, il rapporto tra uomo e natura. Noi qui siamo anche qui di fronte a una trasformazione che con le caratteristiche che si sta ponendo adesso, questo tema, non si è mai posto. Non che in passato non c'era il problema che facevi cose che inquinavano o determinavano dei disastri, ma il fatto che oggi sia chiaro a tutti che se non cambi radicalmente il modello di produzione, il sistema di produzione, siamo noi stessi che stiamo mettendo a repentaglio la vita del pianeta in quanto tale, è chiaro che questo pone un problema. E se ce la vogliamo dire in italiano, una cosa così non la lasci, non è che la risolve il mercato, non è che la risolvi il profitto e il mercato. Un processo di questa natura ha bisogno che altri valori, altri elementi siano messi al centro, ha bisogno di un intervento pubblico, ma ha bisogno anche di un'idea di partecipazione, e ha bisogno da un certo punto di vista anche di un cambiamento nel rapporto se volete, proprio anche tra l'università, l'impresa, i lavoratori, le istituzioni. Banalmente, se vogliamo fare un esempio, è chiaro che se io ragiono da un certo punto di vista, è un rapporto nuovo e diverso tra uomo e natura, è chiaro che non c'è proprio il problema di cosa significa progettare nuovi prodotti che non solo inquinano meno, ma che fin da quando li progetto sono anche in grado di vedere come li riciclo e come non producono disastri. E allo stesso tempo, se la ragiono da un certo punto di vista, oggi l'uso delle tecnologie che c'è, visto che la forza del digitale in realtà è che la nuova materia prima sono le informazioni, e quindi il problema non è che oggi ti mancano le informazioni, ce n'hai fin troppe, e il problema è chi le controlla queste informazioni, con quale, per quale obiettivo, in quale direzione, e quindi come li utilizzi in un certo modo. E siccome sono le persone che realizzano queste cose, il problema non è gli algoritmi, è come li progetti gli algoritmi, chi li progetta per utilizzarli per cose, con quale finalità. E il punto torna, il lavoro, la persona, la realizzazione della persona torna ad essere l'elemento centrale che condiziona anche il mercato, la politica, e che indica un'altra idea, oppure no? E se seguo questo ragionamento, sicuramente c'è un problema anche oggi di relazioni, di rapporti internazionali diversi, non a caso dazi, non dazi, quello che sta succedendo. Se ci pensate, non so, 40 anni fa qualcuno poteva pensare che gli Stati Uniti mettevano i dazi e la Cina erano quelli che difendevano la globalizzazione a proposito di cambiamento del mondo? Forse no, ma oggi sei di fronte al fatto che questa cosa sta avvenendo. E insisto, sei anche di fronte al fatto che quelli lì non stanno avendo modelli di produzione o di lavoro diversi rispetto ad altre cose. E insisto, qui c'è anche l'evoluzione di un nuovo pensiero del lavoro e di un nuovo pensiero della sinistra, che sia in grado di cogliere anche il perché determinate lotte e battaglie alla fine non hanno prodotto un risultato ma sono state sconfitte. Uno a un certo punto le deve anche valutare. Perché i rapporti di forza oggi sono quelli lì, non sono degli altri. E la condizione per cambiare i rapporti di forza è avere consapevolezza di come sei messo e di come puoi fare a ricambiarli. Poi credo ci sia un altro tema nuovo che veniva affrontato, se non ho capito male anche nella prima relazione, poi con argomenti migliori anche dei miei veniva indicato, ma io trovo che ci sia sicuramente anche un altro tema, che non è semplicemente già di per sé un punto importante, l'emancipazione delle donne. Ma qui c'è un altro tema nuovo che ha una sua forza e che sicuramente pone anche a chi donna non è la necessità di essere disponibile ad affrontare e a cambiare questo ragionamento, perché è indubbio che oggi la cultura della differenza di genere e il riconoscimento che c'è questa differenza di genere e che non è un problema da cancellare, anzi è proprio valorizzando la differenza di genere che tu sei in grado di produrre anche un elemento di trasformazione. Questo è un altro tema di cambiamento radicale, sia per la storia, se volete, del movimento operaio e sindacale, sia da un certo punto di vista per la ridefinizione di un nuovo modello sociale. E infine, credo che il tema che noi abbiamo da un certo punto di vista di fronte è proprio il fatto di quali oggi sono le esigenze vitali della persona umana. Io qui non vorrei che venisse preso come un'eresia, ma la dico da un certo punto di vista, se in una fase in cui, quando dicono non ci sono più le classi, è perché da un certo punto di vista non è vero che non esistono più quelli che vengono sfruttati e quelli che sfruttano, ci sono ancora queste categorie, ma sei sicuramente anche di fronte al fatto che in questi anni è passata molto l'idea di spinta anche individuale che ognuno può risolvere i suoi problemi. Ma se ci pensiamo da un certo punto di vista, questo tema dell'affermazione individuale
se tu lo metti dentro un'idea di realizzazione nel lavoro che fai, non in competizione con qualcun altro, ma come diritto di una persona di potersi realizzare, è un punto molto importante, perché da un certo punto di vista, se assumi questo punto di vista, la persona e l'autorealizzazione della persona, da un certo punto di vista, viene prima della classe ed è la condizione per poter realizzare anche una trasformazione che abbia però una caratteristica anche diversa. E allora io penso che se vogliamo riflettere, proprio perché le diseguaglianze sono grandissime, proprio perché i rapporti hanno queste caratteristiche, io penso che oggi i temi nuovi con cui noi siamo chiamati a fare i conti, almeno lo dico per, hanno questo passaggio e questa dimensione. E io credo che sia molto importante, proprio perché sono una serie di temi che si presentano anche in modo nuovo, sono inediti con questa caratteristica. Almeno, non so, se non vorrei essere troppo affermativo, ci può essere anche qualcuno che dice, no, guarda che successo ha... Però io ho la sensazione, per la mia esperienza, quindi non voglio parlare per altri, parlo per l'esperienza che io ho, che conosco, con queste caratteristiche io non le ho mai viste. E un processo di questa natura, insisto, ha bisogno anche di affermare, e del resto sono valori fondamentali su cui è nato anche il movimento sindacale, e cioè la solidarietà tra le persone, la cooperazione tra le persone, non la competizione tra le persone. Cioè, se c'è una cosa che ho imparato da quelli che prima di me hanno fatto grande il sindacato, è proprio il fatto che uno dei messaggi che veniva è che uno dei compiti fondamentali di un'organizzazione sindacale è proprio impedire che le persone debbano competere tra di loro per poter vivere, per poter lavorare. E se ci pensate oggi invece, se è esattamente la situazione opposta, che tu hai luoghi di lavoro, pubblici, privati, dove ti pare, oggi questo è il problema che abbiamo di fronte, in cui le stesse persone, pur facendo lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele. E questo determina che anziché porti il problema che la tua controparte, chi ti sfrutta, chi non ti permette di realizzarti, tu te la prendi con quello che è di fianco a te. E diventa quasi l'elemento, la tua competizione, quello che è di fianco a te o quello che da un altro paese viene da te perché al limite ha bisogno di lavorare, capite? E questo elemento qui, anche culturale, che noi dobbiamo essere in grado di riaffermare, di produrre un cambiamento. E in questo senso io credo che allora non solo... il superamento del modello capitalistico, no? Non lo so se ci si riuscirà o no. Io dico più banalmente, scusatemi la banalità che posso dire, che oggi uno dei temi è se tu sei in grado, a partire dalla rappresentanza del lavoro, ma inteso non solo come diritti, ma proprio anche cosa fai, come lo produci, perché lo produci, come si realizza la persona nel lavoro, e quindi una domanda di trasformazione, e in questo anche di come per trasformare, per realizzare, devi tener conto che ci sono uomini e donne che hanno esigenze e bisogni diversi, e che quindi devi tener conto di questa differenza come un elemento anche di cambiamento e di trasformazione. Questo secondo me è il compito che noi abbiamo di fronte. Io lo vedo sicuramente, se la guardo dal punto di vista sindacale, di come il sindacato torni ad essere il soggetto che offre a tutte le persone che lavorano la possibilità di partecipare e di essere quindi soggetti che partecipano anche alla trasformazione del lavoro, ma anche alla sua realizzazione, ma allo stesso tempo questo è anche ricostruire una cultura del lavoro che torni a rimettere al centro queste questioni come questioni anche politiche, cioè che la politica assuma questi come vincoli e non in un altro modo e non con un'altra caratteristica. Ecco, queste a me sembrano le cose più forti, diciamo così, o più immediate che in un qualche modo vedo. Le cose che ho tentato di dire, non so se sono riuscito a trasmettervi in questo modo, non hanno nulla di pessimista. Non sto dicendo, non penso che queste cose si possono realizzare, si possono fare. Certo, c'è bisogno di un processo collettivo, c'è bisogno della costruzione anche di un pensiero, di un progetto, ma credo che oggi queste cose siano il modo migliore per rispondere a dei problemi e delle contraddizioni che altrimenti non risolvi, e allo stesso tempo per rimettere al centro dei valori molto importanti e molto forti. E in un certo senso, forse non so se è un altro tema con cui riflettere, quando dicevo all'inizio, oggi è anche il problema di mettere assieme culture diverse che però mettono al centro questa cosa. Vorrei ricordare a tutti, poi la storia non si ripete mai, ma a me mi ha colpito e quindi ve la dico per come mi ha colpito nel momento che l'ho imparato. Il 1891 è l'anno in cui nascono le prime camere del lavoro, poi ne nascono anche delle altre, nascono altre cose. Il 1891 è anche l'anno in cui Papa Leone, adesso il nome non me lo ricordo, fa la Rerum Novarum, cioè
Anche la Chiesa in quegli anni, di fronte ai processi che si stavano ponendo, per la prima volta in un certo modo dice che anche il lavoro deve avere la giusta mercede e in un qualche modo si pone il problema che ci sia anche un riconoscimento. Se la guardo rispetto ad oggi, siamo anche di fronte al fatto che una delle analisi più radicali che io sto ascoltando e sentendo rispetto a un'economia che uccide una centralità del lavoro, oggi più che da forze che dicono di sinistra, viene da Papa Francesco. Non so voi come la vedete, ma è un elemento che in un qualche modo mi dice che oggi la possibilità di costruire una cultura diversa che metta al centro il lavoro può tornare ad essere un elemento di trasformazione sociale, ma è anche una domanda di rappresentanza politica, di vuoto politico che oggi c'è. Però questo è il tema, perché bene o male è attraverso il lavoro che tu sei in grado di trasformare anche quello che produci, è attraverso il lavoro che le persone possono essere libere e avere una dignità, è attraverso un lavoro con diritti che tu affermi anche una democrazia che limita e mette le briglie alla finanza e al mercato. Poi uno può anche dire che bisogna andare anche oltre, cioè che la mia è una posizione moderata e che quindi bisogna anche andare oltre, ma la riflessione che io faccio è che oggi dobbiamo costruire le condizioni per poter riaprire un processo di questa natura, perché continua, guardate che non esiste, che uno dice sai che c'è una crisi, aspetto che passi la nottata, come diceva qualcuno, perché domani mattina come mi sveglio torno da prima. No, io la sensazione che ho è come prima, non ci si torna più. E da un certo punto di vista, se oggi insieme non ci poniamo il problema di come cambiare questa situazione, ma insisto, anche criticamente ragionando sul fatto che non è la conquista del potere dello Stato che ti cambia le condizioni, e se tu hai un'idea di trasformazione, fatemi dire quasi quotidiana, della trasformazione del lavoro che ti permette anche quando conquisti il potere di essere qualcosa di diverso che è in grado di cambiare il quadro, e questo secondo me è la questione che noi dobbiamo fare, provare a discutere. Grazie. Grazie anche a Maurizio Landini per il filo rosso tra passato e presente. Cinque temi: competizione tra lavoratori con carattere ottocentesco, precarietà come elemento più diffuso con modalità inedite nel dopoguerra europeo, il carattere della legislazione e la difficoltà della lotta sindacale. Affronteremo questi temi nelle prossime sessioni e Maurizio adesso deve lasciarci perché deve rientrare a Roma con l'ultimo treno utile per poter poi ripartire domani per nuove iniziative, e lo ringraziamo ancora una volta per essere stato con noi. Grazie Maurizio. Noi invece continuiamo la nostra discussione e vi prego di lasciare l'aula per chi deve lasciare l'aula e iniziamo il dibattito. Vorrei pregare, aspettiamo un minuto, però prego di lasciare l'aula con silenzio per poter permettere a noi di continuare i lavori. Vorrei pregare di fare delle domande brevi, delle domande, degli interventi, delle considerazioni che permettano a tutte e a tutti poi di prendere la parola e nel tempo limite, compagni, vi prego di lasciare l'aula in silenzio per poter permettere il proseguimento dei lavori. Grazie. Silvia. Allora, vi dicevo, pregavo di introdurre in un minuto e mezzo massimo, domande, critiche, osservazioni, e per aiutare i nostri relatori a comprendere chi siete, per piacere anche segnalare il vostro nome, la vostra provenienza universitaria, politica, sindacale. A quel punto, dopo aver raccolto le domande, Maurizio, io lascerei la parola ai relatori per maximum 5 minutes each, va bene? Va bene Silvia, 5 minuti dopo tutte le domande, massimo 3-5 minuti, e grazie a Lorenzo Bob sarà tradotto. Maurizio? Va bene, 5 minuti per i relatori. Bene. Allora abbiamo un microfono in sala e chi vuole può seguire la fila e parlare dall'asta.
Prego. Beh, tu puoi iniziare, prego. Buonasera a tutti. Vorrei fare una domanda per la dottoressa Federici. Rispetto al capitalismo, lei ha scritto che... Non si sente? Ah, lei ha scritto che il capitalismo... la formulo in spagnolo così per me è più facile. Il capitalismo cortò la connessione de las personas con la naturaleza, con su cuerpo. ¿Usted cree que es suficiente superar el capitalismo para retomar esta conexión? Y si no, ¿cuál sería una salida alternativa? Eso. Gracias. ¿Ci sono altre domande, altri interventi? Prego. Chi vuole fare domande, interventi, se possibile si metta in fila. Se si può mettere in fila, Tamasi, if you can go on the other side, thank you very much. Allora, sono Camillo, sono uno studente dell'università e un attivista della città, insomma. E ho trovato illuminante le parole della Federici, ovvero quando ha evidenziato che la valorizzazione, quindi la produzione di plusvalore, che significa l'arricchimento e che significa l'accrescimento sempre maggiore di persone che perdono il diritto di vivere, il diritto alla sussistenza, passi per la coercizione e il lavoro non pagato e non riconosciuto. Insomma, per la schiavitù intesa come costrizione al lavoro, ma significa lavoro non riconosciuto. Il lavoro schiavistico, dopo tutto, non è altro che lavoro per cui non ottieni nulla in cambio. Alla teoria femminista, in particolare credo ai movimenti femministi, si deve l'intelligenza di aver mostrato che cresce sempre di più quella che è stata chiamata la femminilizzazione del lavoro. Quindi il fatto che la valorizzazione si fondi sempre di più sulla coercizione e il non riconoscimento. Assunto questo punto di vista, si vede che lo sfruttamento da sempre, non solo oggi, si fonda su una pluralità di soggetti, su tutti quei soggetti che incarnano queste due condizioni e che vengono invisibilizzati proprio in ragione della condizione di lavoro, non solo perché c'è una cattiva ideologia, ma perché le condizioni del lavoro sono proprio questi. Tanti soggetti accomunati appunto da queste condizioni. Che sia così, non credo ci sia bisogno di rivolgersi a Marx o al fatto che lui l'abbia scritto, ma da marxista, un po' anche da operaista, credo che vadano interrogati i movimenti sociali di oggi. In Italia e nel mondo ci sono il movimento femminista, c'è il movimento delle migrazioni, il movimento contro i confini, incarnato nell'attraversamento dei confini e nelle lotte antirazziste che vedono anche la collaborazione, per esempio in Italia, tra bianchi e chi migra nelle lotte sui porti, sempre in Italia le lotte invece dei rider, dei fattorini che rientrano in tutto quel lavoro non riconosciuto. Io sono un fattorino anche e mi trovo un po' nella condizione strana di dover preparare un esame su Marx mentre faccio questo lavoro. Vengo alla domanda, scusate la lunghezza. La domanda che vorrei porre, la questione è che, visto che ci sono tanti soggetti, visto quindi l'esigenza evidente di pensare un soggetto rivoluzionario che non sia unico ma intersezionale, come va pensata questa intersezione, visto che la struttura del capitalismo è legata a una pluralità irriducibile? E come si può pensare quindi un assemblaggio di queste forze che non rientri anche in un frontismo che poi annulla queste differenze, in cui si possono quindi mantenere forte queste differenze, che possono vedere i soggetti neri, i soggetti femminili, i soggetti precari, giovanili, che sono stati, insomma, qui gli è stato tolto di fatto la possibilità per i giovani di garantirsi un futuro, per chi migra di poter vivere nella propria terra, per le donne di diritti riproduttivi, di poter autogestire la propria vita. Grazie. Altri interventi, altre domande? Prego, vuole raggiungere l'asta? Grazie. Se possibile interveniamo da lì e gentilmente vi mettete in coda, grazie. Sì,
rapidissimo due questioni, una molto specifica, l'altra più generale. Quella specifica, nell'intervento di Iacono veniva posta la questione del valore virtuale, o diciamo così, di organizzazione simbolica delle merci, come non solo l'esercizio di una funzione ideologica, ma cognitiva, cioè in qualche maniera l'esercizio di una funzione di verità, ecco, chiamiamola così. Io penso che questo, come dire, ci aiuti da un lato a sbarazzarci definitivamente da una distinzione alla quale Marx è stato, per così dire, impiccato, l'ha detta una sola volta nella sua vita, cioè quella la distinzione famosa tra struttura e sovrastruttura. E dall'altro però possa anche, come dire, farci continuare a tenere in gioco, come dire, a attivare il meccanismo dell'ideologia, non tanto come un meccanismo di, diciamo così, falsa coscienza, di falsificazione della realtà, quanto piuttosto come, come dire, livello di costruzione della realtà stessa, come un operatore storico sulla realtà. L'ideologia è questo. E secondo me anche l'uso intrinseco che si fa della vincolazione delle merci porta con sé questo elemento, che non è un elemento di falsificazione, ma mette in moto un processo cognitivo che però continua ad avere uno spessore ideologico in senso proprio. Se per ideologia concepiamo l'operare di una, come dire, di un momento non materiale, ecco, diciamo così, di attivazione però effettiva della dimensione storica. Ecco, non so se mi sono spiegato. Quindi, prima domanda, come si può mantenere il ruolo dei, se e come si può mantenere il ruolo dell'ideologia. L'altra questione invece riguarda il punto fondamentale sul quale mi pare abbia girato l'intervento di Landini, ma anche molti altri interventi, e cioè ce la faremo noi a ricostruire un soggetto dotato di energia politica, in grado di portare a ricomposizione più o meno unitaria le esigenze di trasformazione a partire dalla rappresentanza dei subordinati? Questo è il punto che secondo me va messo a fuoco, perché mi pare tanto che se da un lato Marx ci ha insegnato a vedere la duplicità, il carattere dialettico dei processi storici, tuttavia i tempi presenti, come dire, facciano venire avanti l'esito di un processo trentennale di, come dire, destituzione di energia alla possibilità di costruire un soggetto, per cui si è arrivati a un punto tale per cui c'è da interrogarsi se, come dire, queste basamenta, al di là della realtà cogente dello sfruttamento, come dire, il cumulo davvero cognitivo, culturale, sia ancora, come dire, presente o no per costruire questo tipo di soggettività. Questa è la questione che io mi pongo quasi giornalmente, ecco, cioè se ci sia un margine poi di effettiva traducibilità politica. Credo che questo sia il rovello sul quale tutti noi ci accapigliamo e sul quale continuare. Grazie. Prossimo. Salve. Volevo fare una riflessione e anche una domanda rispetto alle questioni che sono state poste. Allora, alcune sono state già anticipate in qualche modo. Allora, intanto la questione della frammentazione del soggetto sociale credo che sia una delle realtà più evidenti, diciamo, che ci troviamo ad affrontare, ma che in qualche modo anche Marx sostanzialmente ha affrontato, no, nel corso del XIX secolo, perché non è che si trovasse davanti una classe sociale già strutturata, ben definita. Sì, la definiva classe in sé, ma insomma sostanzialmente era una classe molto disgregata. Anche in opere come nel Manifesto ci sono tutta una serie di rappresentazioni in cui la classe operaia, anche che lui individuava come la classe, diciamo d'avanguardia, no? In qualche modo la punta avanzata del proletariato,
era comunque diciamo dispersa e frammentata, quindi questo elemento ovviamente esisteva anche allora. Chiaramente oggi ha altre forme, nuove sfide ovviamente ci attendono, però voglio dire non è una novità in assoluto, sono nuove sicuramente le forme dello sfruttamento, e la novità anche storica è probabilmente il passaggio anche da una sconfitta storica di un esperimento, no, su scala internazionale che c'è stato. La seconda questione appunto che secondo me andrebbe diciamo focalizzata, e quindi chiedo anche diciamo a chi ha organizzato appunto il convegno di questa impostazione, è che il Marx diciamo in tutte le sue sfaccettature, anche il Marx diciamo della critica, no, come appunto diceva nell'intervento a conclusione Iacono, è il Marx anche politico, il Marx che è organizzatore, il Marx che si pone il problema di appunto unificare, cosa che io vedendo diciamo lo sviluppo dei lavori non ho trovato, probabilmente sarà all'interno di qualche relazione nelle prossime sessioni, però ecco questo probabilmente andava focalizzato a mio giudizio maggiormente, e Marx ovviamente è un filosofo, sicuramente ha diciamo elaborato tutta una concezione fortemente filosofica, non solo economicistica, però è anche molto è anche questa dimensione politica, e un po' la questione che affrontava chi mi ha preceduto, la questione del soggetto politico oltre che del soggetto sociale è una delle questioni fondamentali che dovremmo, credo, ripensare. E dico un'ultima cosa, ora mi dispiace è andato via Landini, ma io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che la questione della presa del potere sia qualcosa che da rimuovere, nel senso è stata subita una sconfitta epocale, evidentemente chi ha diciamo una certa esperienza di presa del potere è stata in qualche modo diciamo fallimentare sul piano storico, ma pensare che il capitalismo si possa trasformare attraverso un processo di carattere chiamiamolo così, definiamolo riformista, come appunto si definiva prima, forse è un po' ingenuo. Quindi la questione della presa del potere è un problema fondamentale che Marx si poneva, poi la possiamo ovviamente declinare in tutti una serie di altri modi rispetto a quelli che sono stati affrontati, però credo che sia una delle questioni fondamentali. Grazie. Grazie. Prossimo. Hello, thank you for this excellent panel. Sorry, the question is in English. It's directed to Bob. I was wondering if you could elaborate a little bit more on the forms of class struggles in your sort of the form analytic conceptualization that you presented, and the kinds of leverages that different kinds of class struggle would have on capital, both spatially, temporally, and how would we bring that into that kind of theoretical analysis of class struggle? Thank you. Grazie. Michael Lowy? Sì. Era una questione per Maurizio Landini, ma voglio farla come una contribuzione alla discussione. È un capitolo in Marx, nel Capitale, sulla la lotta per la riduzione della giornata di lavoro. È un capitolo molto importante, è una questione della libertà del lavoratore, della sua dignità umana. E Marx scrive anche che il regno della libertà comincia con la riduzione della giornata di lavoro. E è stata una questione centrale per il movimento operaio e per i sindacati, e oggi è una questione centrale per confrontare la questione della disoccupazione, no? E allora voleva preguntare al compagno Landini, si crede che questa questione è importante oggi per i sindacati, per il movimento dei lavoratori in Italia, in Europa, sì o no, e per che ragione? La pergunta voglio proporla alla discussione, ma infelizmente il compagno ha dovuto partire. Grazie. Grazie Michael. La mesa
rispondere alla pregunta, alla domanda e alla questione importante che hai posto. Io chiuderei qui se non ci sono altri interventi e darei la parola a Silvia, Bob e a Maurizio, se siamo tutti d'accordo, per massimo 5 minuti. Bob naturalmente con l'aiuto di Lorenzo ogni minuto insomma cercherà di interrompere. Vuoi iniziare seduta Silvia? Allora ti passo il microfono. Non mi fa questo. Bene. Allora ci sono troppe cose da dire. In due minuti che ho, se molto, voglio solo focalizzarmi su alcune cose. No? È chiaro che la perdita del rapporto con la natura, no? È conseguenza di un lungo processo perdita delle terre, perdita, no, di questo contatto continuo con del lavoro agricolo di una volta, per cui la gente sviluppava tutta una serie di conoscenze. La perdita non è stata solamente una perdita di sostentamento economico, è stata anche una perdita di conoscimento, di rapporti. L'unica cosa che voglio sottolineare, no, perché d'altra parte mi sembra che già oggi ci sia tutto un movimento, no? È il movimento di ritorno alle terre, il movimento ecologista, il movimento indigenista che sempre ha centrato, no, ha celebrato questo rapporto con la natura. Quello che voglio dire è che è importante, no, pensando questo rapporto oggi, no, non è solamente il problema che si pone, non è solamente l'inquinazione delle acque, non è solamente, no, il cambio climatico, ma anche l'impoverimento, no, l'impoverimento della nostra vita, che ha significato perdere questo contatto, no, con i mari, con le foreste, eccetera, no? E vedere questo impoverimento importante per smitizzare questa concezione che è cresciuta anche, credo, nella sinistra, anche in funzione della teoria di Marx, che il capitalismo in un certo senso ci ha dato, no? Creato tutta una nuova ricchezza, e sviluppando enormemente la produttività del lavoro, eccetera, eccetera. E in questo senso ha creato le basi materiali per la nuova società, no? Non si è visto abbastanza l'impoverimento, non solo economico, ma anche di conoscimento e anche di capacità, di rapporti che, no, la separazione dalle terre ha comportato. Questo è un punto. L'altro punto su questi dei soggetti, anche qui c'è stato un lungo discorso perché ci sono storie diverse. Del rapporto con il capitalismo, c'è una storia dei movimenti indigeni, c'è una storia delle popolazioni che sono entrate nel capitalismo attraverso la schiavitù, no? E c'è stato, io credo che si deve ricominciare a integrare anche nel discorso della sinistra la storia di questi movimenti, la storia dei movimenti anticoloniali, la storia dei movimenti contro il razzismo, contro l'apartheid, che non credo tuttora siano abbastanza presenti i movimenti delle donne, no? E voglio sottolineare, per esempio, che oggi si parla della colonialità del capitalismo. Io credo che se non si vede questa necessità e questa continua ricostruzione delle divisioni, no? Non si può pensare, no, al soggetto, chi è il soggetto sociale. No? Il soggetto sociale non esiste, un soggetto, esistono soggetti sociali. E il problema politico è di vedere di come si rapportano questi diversi soggetti sociali che hanno livelli di potere diverso, che hanno storia diversa dentro il capitalismo, che nell'ideologia e nella pratica della sinistra molto spesso sono stati o invisibilizzati o marginalizzati. E che tuttavia, no, tuttavia i problemi collegati a questa marginalizzazione oggi sono drammatici. Perché razzismo, sessismo, per esempio negli Stati Uniti ogni giorno si dice che ogni due secondi una donna viene picchiata, in moltissimi casi, una grande maggioranza viene picchiata da gente della sua,
no? Dal marito, dalla famiglia. Questi non sono soltanto fattori di classe dominante, ma sono cose di vita proletaria, no? Quindi questo è un esempio piccolo, ma per esempio la violenza, la tematica della violenza contro le donne, della violenza nelle famiglie proletarie, no? Questo per dire che se pensiamo a come costruire movimenti che siano capaci non solamente di resistere ma di trasformare la società, no? Non possiamo non partire dal riconoscimento di queste grosse divisioni che il capitalismo ha piantato e continua a piantare dentro chi sfrutta, dentro chi opprime. No? Perché queste grosse divisioni, dobbiamo riconoscerlo, sono uno degli ostacoli più grossi oggi, no? A un processo di trasformazione. No? Sono uno degli, per esempio, parliamo di lavoro, ma di che lavoro parliamo? Quando, per esempio, tutta una tradizione sindacale, una tradizione della sinistra, e qui concludo, no? non ha visto, per esempio, il lavoro non pagato delle donne, il lavoro di riproduzione. Non ha visto il lavoro. Oggi viviamo una crisi del processo di riproduzione immensa. Tuttavia, il discorso della riproduzione non è mai entrato tradizionalmente dentro l'ottica e dentro la pratica della sinistra. Quindi io credo che se dobbiamo pensare a un soggetto sociale, dobbiamo ripensare la storia del capitalismo e la storia di chi è stato sfruttato dal capitalismo anche in un modo diverso. Grazie Silvia. E adesso Bob Jesse. I'll try to answer a couple of questions. Let me begin by reminding you that in the 18th Brumaire of Louis Bonaparte, Marx argues that men make their own history, but not in circumstances of their own choosing. Immediately after that, he refers to the dead weight of tradition. What he's referring to is the inability to make a revolution if you think in terms of the old categories, the old modes of thought. And he adds that if we want to make a revolution, we need to develop a new poetry, new ways of thinking, new categories, and so forth. I'll come back to that in a minute. Jessop ha citato il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, dove Marx disse che gli uomini fanno sì la storia, ma non scelgono loro a quali condizioni. E subito dopo, immediatamente dopo questo passaggio, si riferisce Marx al peso morto della tradizione, intendendo con ciò le modalità di pensiero ereditate, modi ereditati di pensiero che impediscono la riuscita di una rivoluzione. Se vogliamo fare la rivoluzione, dovremmo sviluppare, dice, una nuova poesia, una nuova poetica, perché le vecchie categorie invece impediscono attività rivoluzionarie. Babak asked me to restate the three forms of class struggle. The first point I would make is when I talk of class struggle, I'm not necessarily talking about class struggle in the name of specific class identities. I'm interested in the class relevance of practices and whether they are transformative or not. Ha parlato in generale di lotta di classe senza riferirsi alle specifiche identità di classe, con maggiore interesse per il fatto se esse sono trasformative, diciamo, se introducono trasformazioni o meno. And I think this would be an interesting reference point also to Silvia Federici's arguments about the multiple ways in which mobilization contributes to the transformation of the capital relation. Molteplici modi di mobilitazione, di partecipazione, e come questo può cambiare la situazione, lo scenario capitalistico, come lo suggeriva la professoressa Federici. Mm-hmm. And then the three forms of class relevant struggle are struggles within fetishized forms, so within the logic of the wage labor relation. Il primo modo di lotta di classe è quello all'interno di forme feticizzate.
A second level of struggle is the struggle to alter the balance of forces within and beyond those relations. So mobilizations of, let's say, Occupy or Extinction Rebellion that shift balance of forces there. Il secondo modo invece è un tipi di lotte all'esterno di queste forme per modificare l'equilibrio di forze del primo tipo di lotte, quelle che si svolgono all'interno delle forme feticizzate. And then the third and most radical form of struggle is to challenge the validity, the legitimacy of the social forms within which those struggles are occurring. We won't get to a revolution without challenging the forms that are dominant within the capital relation. Il terzo modo invece è quello che è di lotte, è quello che prova a sovvertire o a sostituire le forme sociali all'interno delle quali si svolgono le lotte precedenti, e non possiamo pensare a esiti rivoluzionari senza modificare altresì queste forme sociali e le vecchie categorie che se implicano. And then a final point about the new poetry. Michael Lurvy asked about the importance of free time. I think for Marx, free time is the only time that we are truly free. And for me, a revolution will be concerned with how we maximize free time rather than alienated time, and develop new identities and new subjectivities within that. Forse è stata già parzialmente capita. Comunque, rispondendo al professor Lurvy a proposito del tempo libero, che a detta di Jessop è un aspetto fondamentale in cui le persone possono essere veramente autenticamente libere, e un esito veramente rivoluzionario sarebbe quello di estendere la lunghezza di tale tempo libero, che potrebbe anche permettere lo sviluppo di nuove soggettività. Bene, allora grazie al duo Jessop Sabetta, grazie a Lorenzo. E prima di dare la parola a Maurizio per la sua risposta, vorrei ricordare che domani alle ore 10, non in questa sala, ma a Palazzo Matteucci, che è qui vicino, ci sarà la seconda sessione della nostra conferenza, che sarà dedicata al nazionalismo. E i relatori che abbiamo domani sono George Comnimel, Alberto Buggio e Gaspar Tamas. Quindi alle 10 domani e fino alle 12.30 si discuterà di nazionalismo a Palazzo Matteucci, nell'Aula Magna, qui vicino a Piazza Torricelli numero 2. I also wanted to say to the guests, to the speakers, that we are going to have dinner now in a few minutes. So if you want to try some nice Italian food, do not get lost and stay around. Maurizio, prego. Velocemente, anche se le domande erano piuttosto complesse, ne rispondo su due punti. Uno, l'ideologia. Qui va chiarito un punto. In Marx l'ideologia non è la presa di partito consapevole, l'ideologia è l'esatto contrario, è che tu assumi una visione del mondo senza che ne hai consapevolezza. Questo era il giovane Marx, chiaramente. E questo fa sì che occorre pensare l'ideologia come da un punto di vista cognitivo, esattamente perché è uno di quegli aspetti con cui tu ti rapporti al mondo in modo deformato, cioè indiretto. Quindi questo sposta un po' la questione rispetto al vecchio tema. Secondo me questa è la ragione per la quale proprio Marx prende una decisione teorica quando nel Capitale, a proposito del feticismo e della merce, dice: io non posso più usare l'analogia che di fatto avevo usato del nervo ottico, non cita la camera oscura ma di fatto la camera oscura, ma devo usare l'analogia con la religione, cioè con forme di proiezione inconsapevoli. Questo apre tutta una discussione, secondo me, oggi piuttosto interessante sul concetto di teatralità e sulla modificazione concettuale dell'idea di falso e di vero. Non è vero che tutto è vero, insomma, vabbè, sarebbe una lunga discussione, ecco, però la questione che a me sembra importante è spostare l'asse della riflessione sul cognitivo. O se vogliamo usare un termine, ora è cognitivo e di moda, significa mille cose, ma sulla conoscenza, ecco, come problema, piuttosto che sull'aspetto. Ecco, questo era un punto. L'altra domanda che l'ha fatta Giovanni Bruno, l'hai fatta te,
La traducibilità politica, questa è la domanda, come si dice, da un milione di dollari o di euro, fate voi. Il punto è questo, secondo me, a proposito delle cose che diceva Giovanni Bruno, cioè la critica, la politica. Io penso che le cose naturalmente sono molto cambiate, però questo insistere di Marx sulla critica, critica dell'economia politica, ha un qualche significato rispetto alla politica. Secondo me significa il fatto che nel momento in cui tu progetti e ti muovi politicamente devi contemporaneamente mantenere il livello della critica, che è una cosa difficile, ma è fondamentale. Perché se no entri in una logica di tipo diverso, ecco. E come si risolve? Non ci sono formule, però hanno ragione secondo me sia Silvia Federici che Jessop sul fatto che oggi non puoi più parlare, ed sarebbe sbagliato parlare di soggetto generale, cioè ci sono molti soggetti sociali e il fatto che tu li riconosci nella loro diversità ci dà un compito complicato, perché riconoscere la loro diversità non significa tradurli nella competition, ma significa invece trovare un terreno di collegamento e di, come dire, di unificazione, anche se il termine è molto forte, in cui però le diversità si esaltano, non vengono riconosciute. Questo implica, secondo me, anche un'idea politica, o se volete di forza politica, un po' diversa, ecco, probabilmente, che tenga conto degli aspetti di oggi. Le cose da questo punto di vista sono cambiate. Penso che sia un compito affascinante. Penso che non sia nemmeno poi così sbagliato collegare questo con alcune idee che forse dovremmo ritornare a discutere. Il tempo libero, come viviamo, quali sono le nostre forme possibili di vita. Perché dobbiamo accettare questo iperrealismo che le cose stanno così e non si può, di fatto non si possono cambiare? Perché è vero che la politica è la scienza del possibile, ma nel possibile ci sta anche l'immaginario.